Buonasera, benvenuti a tutti a nome dell'Associazione Culturale Oltreconfine e della Casa Editrice Spazio Interiore. Devo dire che è un'emozione, una gioia vedervi qui in questa sala con questo piccolo grande libro in mano, perché qualche mese fa, forse già con alcuni di voi, ci siamo trovati qui per una conferenza nata appunto dall'estro, dal pensiero, dagli studi e dalle ricerche del professor Malanga, che ci ha proprio in questa sede deliziato e ispirato con una serie di considerazioni sul mondo felice. Le considerazioni sono state così stimolanti che tempo qualche mese abbiamo messo il professore al lavoro, veramente sotto torchio, per tirare fuori un libro piccolo nel formato ma grande nei contenuti. Non so se siete d'accordo con me nel dire che è facile scrivere tantissimo, 2000 pagine, non risparmiarsi, ed è più difficile condensare in poche semplici parole una serie di concetti che aprono la via a pensieri e considerazioni. Mi fa piacere introdurre il professor Malanga perché, per quello che ho avuto modo di conoscerlo, sia di persona che attraverso i suoi studi, ha un grandissimo pregio. Il suo pensiero e il suo sentire sono in continua evoluzione. Mi verrebbe da chiamarlo il sentore è colui che sente il pensiero, che non lo pensa, che mette insieme una percezione, un sentire con poi una elaborazione di pensiero. Il professore non si è mai fermato nelle sue idee, è sempre andato avanti, ha sempre superato se stesso e i suoi limiti, e quindi questo non è un punto d'arrivo. Il mondo felice non è utopia, è un passaggio. E la cosa bella è proprio questa, un movimento, un'evoluzione di pensiero continua, e il movimento è vita. Il fatto che qualche mese fa il pensiero del professore sul mondo felice fosse verbale, fosse comunicato verbalmente, e adesso sia tradotto in un'opera materiale, mi fa semplicemente sorridere pensando che forse il mondo felice di cui stiamo parlando in realtà già lo stiamo creando. Come dalle parole è nato un libro, così dallo scambio di idee di stasera, magari metteremo i primi mattoni di questo mondo felice, che è sempre più a portata di mano. Vi ringrazio, lascio la parola al professor Malanga e vi auguro buona serata. Sono sempre più vecchietto, posso star seduto? Che dire, il discorso può essere molto 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 complesso, però i discorsi molto complessi sicuramente sono, dal mio punto di vista, sono sempre sbagliati, c'è qualcosa che non va. E quindi se riesco a fare un discorso semplice vuol dire che questo sarà abbastanza credibile, se invece faccio un discorso farraginoso, complesso, poliedricamente strutturato, finisce che non, poi la gente non capisce, e probabilmente non capisce perché io non ho idee chiare. Succede così a lezione, no? Perché a lezione te dici una cosa e lo studente non capisce. Ci sono tre motivi fondamentali per cui questo può succedere. Uno, te hai usato, sei il più grande scienziato del mondo, ma hai usato un linguaggio che non è quello dello studente. Te e lo studente dovete avere un linguaggio comune. Questo vuol dire che te non puoi usare il chiese, perché sennò lo studente non ti capisce. No? Io a volte lo faccio apposta, vado a lezione e comincio a parlare questo chinichese e dico in 50, 60, 70 secondi delle parole che per loro non hanno nessun significato, ma è il chinichese quello lì. Sarebbe così che dovrei fare lezione secondo gli aristocratici della lezione. Non funziona, non capiscono. Oppure ci sono io che sono un grande scienziato, ma non ho la capacità comunicativa comunque di farmi capire. E quindi, sì, di grandi scienziati c'è più nel mondo, ma di comunicatori a volte se ne sente la mancanza. Oppure, terza possibilità, lo studente è stupido. Perché? Non sapevo di? E qui c'è un'osservazione da fare. Ora la prendo da lontana, ma tanto deve venire così, a braccio. Tutti gli anni io vado a lezione, ripeto i corsi, le cose, le cambio sempre perché non possono essere come l'anno scorso, e guardo gli studenti che ho davanti, e se non faccio mente locale
mi sembrano sempre più con l'occhio bovino. Cioè, sai, mi ripete la pupilla larga, la mobilità facciale del tipo russo, sai, il russo non è che è cattivo, il russo non muove il volto, quindi ti sembra cattivo, ma solo perché non è come l'americano che invece quando recita col movimento della faccia. E quindi mi sembra che tutto vada male, perché? Tutto va male perché l'entropia non aumenta, tutto va male perché la coscienza diminuisce, tutto va male perché questi non capiscono, tutto va male. Non è così. L'entropia è il fulcro fondamentale di questa chiacchierata che magari facciamo questa sera, è la parola chiave, l'entropia. Ora, poi ve lo dico per bene, però visto che ho il tempo di sviscerare un po' questo argomento, fatemelo pigliare un po' come mi viene. L'entropia, vediamo, poi è legato alla coscienza, che è una cosa fondamentale, perché se vogliamo parlare di mondo felice lo dobbiamo fare con coscienza, se no non viene fuori niente, o viene fuori lo schifo. L'entropia aumenta sempre. Questo è il secondo principio della termodinamica, la cosa più sacrosanta che esiste nell'universo. Uno potrebbe dire, non so se esiste Dio, ma se esiste, questo si chiama entropia. Questa è una frase che ho trovato scritta su un lavoro di fisica termodinamica quantistica. Quindi non è che l'ho detto manco io questo. Perché sull'entropia ci si può ragionare. Se esiste Dio e non è l'entropia, allora dobbiamo credere che prima sia nato Dio e poi è nata l'entropia. Perché se no sarebbe nata prima l'entropia. Ma se è nata prima l'entropia, se è nata prima l'entropia, Dio non trova spazio in questo universo, non c'è. Se è nato prima Dio, Dio in qualche modo fa le stesse cose che fa l'entropia. Quindi l'entropia è sempre Dio. Comunque te la rigiri, alla fine l'entropia, cioè la coscienza, è l'unica cosa che esiste in questo universo. E poi ci possiamo chiedere anche perché. Perché probabilmente potremmo giungere alla conclusione che è l'universo, è l'immagine, la realtà virtuale, la creazione di un universo. Ed è perché questa cosa accade, e ne possiamo parlare, perché se noi sappiamo perché siamo qui dentro, sappiamo anche che percorso ci aspetta, e se siamo convinti di questo, allora possiamo dire, beh, il percorso che mi aspetta alla fine è la creazione di un mondo felice, e allora lo faccio. Ma se io non ho capito tutto questo, che mi sto a rompere le palle col mondo felice? Che magari l'universo va in una completa differente direzione. Allora, per questo, sì, l'entropia va studiata il comportamento degli esseri umani, va studiato tutto ciò che io posso capire, guardare, vedere dall'esterno per comprendere che io sono quella cosa lì, quella cosa che sto guardando. Gli studenti non sono più stupidi. La maggior parte degli studenti è più stupida, ma ce ne sono sempre due o tre che da soli aumentano comunque il contributo dell'entropia globale. Quindi, nella totalità, la classe, il gruppo, che ti sembra da un punto di vista statistico pieno di beoti, in realtà, se sommi tutta l'entropia del sistema, scopri che l'entropia è aumentata. E questo cosa dice? Se tutta la mia osservazione è vera, perché se la mia osservazione non è vera, allora non vuol dire niente. Però, se la mia osservazione è vera e l'entropia aumenta sempre, vuol dire che bastano due o tre di quelle persone per fare il lavoro entropico e coscienziale di tutti gli altri. E quindi, da questo punto di vista, noi giungiamo a una conclusione che poi possiamo ripetere, rivedere e trovare partendo da altri punti di vista, per vedere se troviamo sempre la stessa conclusione. La coscienza aumenta sempre, l'entropia aumenta sempre. In questo contesto, noi non possiamo che dire che il futuro, tra virgolette, quello che noi oggi in questo universo virtuale, dove il tempo crediamo che esista, ma non esiste, in questo tipo di futuro l'entropia raggiungerà il valore massimo. Il valore massimo dell'entropia è zero. In questo semi-universo l'entropia va da meno infinito a zero. Pensate,
Considerazioni di questo tipo ci fanno capire come la coscienza finale è totalmente niente. Ma niente non nel senso brutto della parola, niente che vuol dire anche tutto insieme. Perché? Perché l'universo non è duale. Se l'universo è vero che non è duale, ma ci appare duale solo perché noi crediamo che lo sia, allora questo zero è vero che è la rappresentazione del nulla, ma è anche la rappresentazione del tutto. E comunque è quell'istante in cui noi abbiamo eliminato la dualità. Non ci sono più buoni e cattivi, non ci sono più ricchi e poveri, non ci sono più spazi vuoti e spazi pieni. Da un punto di vista termodinamico, quello che si vede chiaramente è che un punto dell'universo è vuoto perché non c'è nulla, oppure è vuoto perché c'è tutto e il contrario di tutto, perché c'è la materia e l'antimateria. Questo è un concetto fondamentale di fisica moderna che si chiama zero point energy. E la vera fisica moderna è quella lì. Quella lì. Ora, quando io dico la parola fisica quantistica, devo dire che la gente questa parola si sciacqua parecchio dalla bocca, cioè, però la fisica quantistica un pochino va capita ed è una cosa molto difficile, perché i conti che sono stati fatti sono veramente complicati e uno deve capire una cosa fondamentale, che te quando fai il fisico teorico e scrivi tutte le formule del mondo, se te ti basi solamente su quello che è il processo matematico, le regole, gli algoritmi, tutto quello che ti hanno detto si fa così, un integrale si fa così, un limite si fa così, la somma 2 più 2 si fa così e vale 4 per queste ragioni. Se te fai così non hai capito niente della formula finale. La formula finale è una formula che ha un significato fisico, vuol dire qualcosa. Se te non capisci quel qualcosa, te hai una formula che è un algoritmo che non sai che cosa ti sta dicendo. E ce ne sono tante di queste formule, ma il significato fisico te lo devi capire. Allora, in questo contesto, questa è la difficoltà della fisica quantistica e di tutte le altre fisiche dell'universo, cioè se 2 più 2 fa 4, io devo sapere perché, perché se no faccio come quello studente che è stato buttato fuori dall'esame di Stato dal suo relatore dopo che si era laureato in chimica fisica, cioè gli dice lode, e 60-90 quant'è il voto massimo alla scuola normale. E quando il suo professore gli ha chiesto, professore Moccia, di fisica, di chimica quantistica, perché 2 più 2 fa 4, lui non ha saputo rispondere. E davanti alla commissione d'esame di Stato l'hanno cacciato fuori a calci nel culo. Perché? Hai fatto un milione di integrali in 13 dimensioni e poi non sai perché 2 più 2 fa 4? Capisci a me? C'è qualcosa che non funziona. Te devi essere quello che fai. E per essere quello che fai devi comprendere che dietro una formula che ti funziona a specchio c'è l'immagine di te che sta cercando qualcosa. E che cos'è quello che te stai cercando dietro una formula? Lungo preambolo per arrivare al mondo felice. Perché uno potrebbe dire il mondo felice si fa così, così e così, andiamo tutti contenti, evviva il mondo felice. Se te non hai capito da come partire, cosa fare, qual è il percorso e perché rompersi le palle con un mondo felice, ma non si sta bene qui. Sostanzialmente qualcuno di voi starà bene anche qua. Cioè, un po' da mangiare un po' ce l'abbiamo, da bere un po' ce l'abbiamo, qualche altro giochettino, zin zin. Ora non lo so, ma insomma, nell'ambito della statistica basta. Come basta? Questa è una schifezza dal mio punto di vista, perché io poi vi parlo del mio mondo felice, che potrebbe essere il vostro come potrebbe non essere, e questo poi si vedrà dopo. Quindi la formula che ti hai davanti è la rappresentazione a specchio della tua realtà virtuale, cioè io sono il creatore di questo universo, io sostengo questo. Lo sostengo perché la fisica quantistica me lo dice. Cioè, io non ho visto la Madonna in camera che si è presentata a me e mi ha detto, sai, ti devo dire due o tre cosette, una di queste è che te sei il creatore dell'universo. La Madonna non l'aveva detto. Cioè, che faccio? C'ho un figlio, poverino, che c'ha un lavoro, fa Gesù, e viene la Madonna e gli tolgo il lavoro. No, non esiste, no? Allora non me lo direbbe mai. Ma magari qualche altro Krishna, Vishnu, Shiva, geloso, può venire giù e dire, guarda, è quello lì, no? Però anche lui dopo è un dio e ci mette le palle. Se mi viene a dire Dio sei te,
L'alieno che mi viene di fronte e non mi dice perché mi prendi, perché l'alieno non ti dice ti prendo perché ho bisogno di te, perché te c'hai qualcosa in più di me? E non te lo dice, perché sennò a te andrai a fare in culo e sai che lo può fare. Non te lo può dire. La formula che te hai davanti, se tu sei il creatore dell'universo, l'hai creata te e l'hai creata a tua immagine e somiglianza. Quindi tu fai la creazione, devi capire che cosa hai creato. Che cosa fa la coscienza? La coscienza crea il coltello e poi si taglia con il coltello, se no non ha capito che cosa ha creato. Non lo sa, perché la coscienza nella prima fase, quella in cui decide di fare questo universo e decide di farlo duale, nonostante che esso non lo sia, lo fa duale per comprendere la divisione, per comprendere la separazione, per comprendere se stesso attraverso un pezzo che si stacca e così lo puoi guardare dall'esterno. E questo discorso lo puoi fare solo perché la coscienza, dividendosi in due, ha creato un universo virtuale. Perché sennò la coscienza è indescrivibile matematicamente. La coscienza si divide in due, crea l'universo e lo fa in questo modo, fintamente duale, per comprendere che tutta la dualità non esiste. Ma te lo devi sapere, la devi vivere la dualità. Perché quando hai vissuto questa dualità ti rendi conto che essa non esiste e te puoi dire io sono il contrario. La coscienza, l'unico modo che ha per definirsi è dividersi in due e mostrare a se stessa quello che non è. Per tutta la vita lo fa, per tutta la sua esistenza. E noi siamo parte di questo. Ma allora succede un fatto. Io ho la formula davanti. Quando ho questa cazzo di formula davanti, io non mi rendo conto, perché ho una consapevolezza bassa, che quella formula a specchio dell'esterno l'ho creata io. Quella formula sono quella parte di me che io non ho capito. Facciamo finta che invece di esserci una formula ci sia un quadro, una pittura, un'opera d'arte, una poesia, una sinfonia. Io l'ho creata e tutti dicono, vedi, quella è la tua creazione. Quello sei sostanzialmente te. Tu hai creato quel quadro. E il pittore mi diceva qualche tempo fa, io ho fatto questo quadro, l'ho messo attaccato alla parete, lo guardo. E lo guardo, e lo guardo, e lo guardo. È come se mi dovesse dire qualcosa, ma cazzo, non mi dice niente. Non capisco, no? Io lo so che dentro quel quadro lì c'è qualcosa, ma non riesco a capire che cosa mi vuol dire. Allora, se te, è come davanti alla formula, sostanzialmente il fisico quantistico, il fisico, c'ha un lobo sinistro gonfio come una vera cotta e un lobo destro che è una castagna secca, no? Perché è l'aspetto suo egoico, l'aspetto del maschile che viene fuori, l'idea di dire che le mele cascano per terra perché esiste una formula matematica, se no le mele non possono cascare per terra. Le mele cascano per terra fottendosene che esiste la formula matematica. Ma il fisico quantistico dice no, se non c'è la formula matematica le mele non possono cascare per terra. Interrogate i fisici quantistici, perché è divertente questa cosa qui. Cioè, te ti rendi conto della fisica quantistica e della religione cattolica, che sono la stessa cosa. Credono nei misteri della fede. Uguale. Ed è giusto questo, perché è accaduto così. Prima c'è la figura del mago. Il mago si è diviso in due. Si è diviso, il mago è colui che parla con la scienza, con la natura, e con l'io. È il troppo... Cioè, ma come viene era troppo potente. Quindi arriva giustamente re Artù e lo divide in due, cioè gli dice no, la magia non può esistere. E allora noi ci troviamo di fronte a un'era storica in cui da una parte c'hai la religione e dall'altra parte c'hai la scienza che in qualche modo cercano ognuno di accontentare l'altro, ma ognuno vorrebbe tutta la torta e non si accontentano di metà torta. Per ora ognuno si accontenta di metà torta perché purtroppo non possono farne meno, ma però se ognuno potesse ammazzare tutti gli altri lo farebbe sicuramente con grande... consapevolezza di quello che sta facendo. La tua formula è il tuo quadro. Perché non capisci che cos'è? Non lo capisci perché tu crei a specchio solo la parte di te che da dentro non ti è chiara e che quindi la estrudi fuori perché da fuori magari riesci a vederla meglio. I programmatori neurolinguistici dicono tu cambia la mappa del territorio. Quella cosa che non avevi bene da qui, mettiti da un'altra parte, guarda di qua, magari vedi degli aspetti che prima non vedevi. E allora te, inconsapevolmente, pur non sapendo niente di
PNL, costruisci, creatore dell'universo, all'esterno la tua realtà. E non la capisci perché non hai consapevolezza. E non riesci ad avere consapevolezza di te dall'interno, costruisci l'immagine fuori, e dall'esterno. Non vedi che cosa c'è nel quadro, non vedi che cosa c'è nella forma. Sostanzialmente ognuno, nella sua ricerca di arte, di bosone di Higgs, di quello che ti pare, cerca sempre e unicamente una unica cosa e lo fa con i mezzi che ha a disposizione, cioè quella roba che si chiama prerequisiti. Se te sei un fisico quantistico, cerchi nel bosone di Higgs la realtà. È la realtà. Se te sei un prete, cercherai nella meditazione il tuo Dio. E alla fine, quando il tuo processo arriva in fondo, apri l'ultima porta che c'è, perché dietro c'è quello che stavi sempre cercando e trovi te stesso dietro lì. Ognuno cerca nella formula del bosone di Higgs, nella formula di quantistica o nella ricerca dell'idea se stesso. E alla fine i fortunati che riescono a fare questo processo di acquisizione di consapevolezza scoprono che dietro tutto quello che stavi cercando c'è la parte di te che non conoscevi, Dio, che te sei. E dire Dio è anche... non hai l'idea, te sei qualcosa di più, Dio non basta. Qui ci vuole la coscienza. Te sei la coscienza. Allora, comprendere questo fatto è il primo step fondamentale per poter dire, allora, se io sono la coscienza, qui c'è qualcosa che non va, perché a me non mi riesce da fare miracoli. Allora, no, attenzione, forse tutto il sistema non funziona, non è vero che sono la coscienza. Oppure, sono la coscienza, ma per qualche misteriosa ragione, mi sono dimenticato come si fanno i miracoli. Se questo è vero, e secondo me è vero, allora noi possiamo ricordarci come si fanno i miracoli, riacquisendo la consapevolezza necessaria per farlo, e poi la realtà virtuale che stiamo creando a cazzo, per favore la fai modificare un pochino a modo mio. Noi abbiamo creato la giostra ci è stata presa da qualcun altro, e qualcun altro ce la sta facendo girare come vuole lui. Per favore, me riprendo la giostra. Me riprendo la giostra e ci faccio qualche giro sopra. Oh, l'ho fatta io la giostra. Il mondo. L'uomo è fatto per lavorare, no? L'uomo è fatto per giocare. La coscienza è fatta per giocare, siamo venuti qui per giocare. Mi diceva una parte animica tanti anni fa, quando usavamo dei prosi regressive che ci sono servite fino a comprendere la vera natura dell'uomo, o almeno a credere di averlo compreso. Quando la parte animica completamente esclusa, staccata da spirito e mente, che sono gruppi di tensori e di vettori, non è roba della New Age. La parte animica, qual è il tuo scopo? Perché sei venuto a vendere questo contenitore? Come ti chiami? Mi chiamo Giuseppe. No, non te lo diceva questo. Ti diceva, noi non abbiamo nome. Io so come si chiama lui, Giuseppe, è il mio contenitore, io ci sto dentro. Ma lui non capisce, poverino. È scemo. Mi diceva così, come non capisce? Sì, non capisce. Ma allora spiegami, ma non posso spiegarlo perché non capisce. Ma cosa sei venuto a fare? Te lo ricordi? E qualcuno mi diceva no. Non lo so, perché sono qui? Non lo so. E qualcuno diceva sì, lo so, sono qui per giocare. Per giocare? Sì? E come si fa? Si gioca. Ci sono tanti posti in cui si gioca. Ti diceva così. Cioè, sembrava parlare con un bambino piccolo. Cioè, era incredibile. Quella cosa lì mi faceva capire, in quell'istante, una cosa che io non capivo. Mi faceva capire che io ero alla ricerca proprio di quella parte lì. Cioè, della mia parte animica, a cui avevo dato sempre un grande peso, ma non l'avevo mai voluto prendere in considerazione. Perché la parte animica deve fare la sua vita. Che mi frega a me della mia parte animica? Libera deve stare. Peccato originale, grave, te non puoi vivere senza una parte di te, è un peccato di superbia. Quando te cominci a comprendere che anche la parte animica può dare contributo alla tua vita, ci stiamo avvicinando a un mondo felice, capisci che lei vuole giocare anche lei, con lo spirito e con la mente. E l'unico modo per giocare in modo corretto è unificare la parte animica, la parte mentale e la parte spirituale, facendogli ricordare che te sei venuto qui proprio per ricordarti che sei diviso e perché una volta eri unito.
E il mito ancora una volta te lo dice. Una volta Platone dice, Giove è... Perché l'idea di Platone era l'idea che gli dèi erano gelosi dell'uomo. Erano un po' incazzati. Quando loro gli andava bene, gli dèi gli girava le palle. Ma gli dèi sono gli alieni. E sono gli alieni, sono i vari mangiafuoco del gatto e la volpe della favola di Pinocchio. Dove Pinocchio sei te, sei quel burattino che sta tentando disperatamente attraverso l'anima, cioè la fatina, attraverso Geppetto, che è lo spirito, attraverso il grillo, una casa verde, e saggio, che è la mente, di tornare ad essere una cosa sola, cioè fare la trasmutazione del piombo in oro, trasformare il burattino, burattinato da qualcuno, in uomo, e non basta. Perché il concorso alchemico a questo discorso è un uomo particolare, un uomo immortale, di più, un uomo che ha consapevolezza di sé, cioè un uomo eterno, perché c'è una bella differenza tra immortalità e eternità. In questo contesto nel mito c'è scritto tutto. Giove, secondo Platone, dice, chiama Hermes, chiama Mercurio, chiama chi volete voi, e gli dice, senti, me lo tagli un po' questo uomo che è diviso in due, mi fa più comodo, che se no è troppo potente, l'uomo poi non lo possiamo manipolare. Questo c'è scritto nella Pistis Sophia, dove gli arconti, che sono i falsi dei, come la stessa Pistis Sophia dice, verrà un giorno in cui gli arconti, voi creerete un contenitore in cui Eva entrerà, Eva è la parte animica, la Pistis Sophia è come traduzione coscienza consapevole, e questa Eva che entrerà e accetterà di entrare in questo contenitore, alla fine vi farà un mazzo tanto così, perché voi siete falsi dei e la volete solo utilizzare la parte animica, perché la parte animica è quella cosa che a loro serve. E quindi voi prendete e dominate oggi tutta la popolazione, ma soprattutto vi servono quelli che hanno quella parte lì, gli altri non ve ne frega niente, fanno da diluente, come disse una volta un lux all'interno di una fase regressiva. Perché qui non ci sono tutti con la parte animica? No, è meglio di no, bisogna che si diluiscano. Perché sennò tutte le parti animiche parlano tra di loro e si accorgono che c'è qualcosa che non va. Invece, se uno solo si sbatte tutti i giorni le palle con persone che hanno poca consapevolezza di sé, crede che sia lui quello sbagliato e che gli altri, coloro che hanno poca consapevolezza di sé, siano giusti. Quindi fa da solvente. Il solvente lo dico io perché sono un chimico e l'idea del solvente è quella cosa che secondo me dà più idea. Tu sei anima, mente e spirito. Sei venuto qui per ricordarti questo, per fare l'esperienza della vita, per fare l'esperienza della morte. Bene, facciamo il mondo felice a questo punto, perché ci rimpossessiamo della giostra. Preambolo. Se questo è vero, tutte le rivoluzioni che sono state fatte, hanno portato determinati risultati. Noi abbiamo fatto la rivoluzione storica, noi in generale nel mondo, la rivoluzione storica, non in Italia, la rivoluzione storica, la rivoluzione culturale, la rivoluzione economica, la rivoluzione militare, la rivoluzione religiosa, ci manca da fare una rivoluzione, che è la rivoluzione delle coscienze. Questa è veramente l'ultimo step, l'ultima cosa da fare. È l'istante in cui noi possiamo veramente dire accediamo al mondo felice, apriamo questa porta e accediamo al mondo felice. Prima di accedere al mondo felice bisogna sapere che cos'è il mondo felice. E prima di sapere che cos'è il mondo felice dobbiamo sapere, come dicevo prima, che noi lo possiamo fare, lo possiamo creare. Lo possiamo creare perché noi siamo i creatori dell'universo. Quindi è logico fare questo. Partita a scacchi. Noi facciamo una partita a scacchi. In questa partita a scacchi l'altro all'inizio ci sembra il nostro nemico. Noi dobbiamo vincere. Si arriva a metà della partita che alcuni di noi hanno capito che non c'è la divisione. Tu crei la divisione, crei un mondo dove esiste la divisione, perché tu credi che esista la divisione, perché ti hanno detto che la divisione esista,
E quindi te, in tutto inconscientemente, crei un universo diviso che ti appare diviso perché tu l'hai creato diviso. Questo è un po' quello che fa la televisione, quello che fanno i mass media, quello che fanno le persone che non sanno creare. Le persone che non sanno creare, perché non hanno quella parte animica fondamentale a mettere insieme la triade, che è quella che crea anima, mente, spirito, sotto forma di coscienza. Se te manca un pezzo e non crei, allora chi governa? Gli manca quel pezzo. E allora cosa fa? Governa facendoti fare a te quello che vuole lui. Quindi tu devi credere che il mondo è diviso, tu devi credere che c'è la povertà e la ricchezza, tu devi credere che ci sono le guerre giuste e le guerre ingiuste. E lui, per governare, te lo dice anche il giornale. Che lo guardi, lo guardi, lo riguardi, lo riguardi, lo riguardi, la notte lo sogni e lo crei. Perché il tuo sogno è la tua creazione. Se tu credi che le cose siano così, sei tu stesso che le stai creando. Chi comanda usa te per fare la sua creazione. Genialissimo. Ma allora, se questo è così, te quando guardi il telegiornale, fai come me. Prendi la televisione e la butti dalla finestra. Io ho fatto così. In realtà c'erano dei miei programmi alle 3 di mattina. No? Speriamo che non guardi nessuno questo programma, se no la coscienza del popolo italiano potrebbe cambiare. E se cambia la coscienza è un casino. Te entri nelle scuole elementari e la prima cosa, buoni e cattivi. E lì il bambino pensa che ci si divide in due. Buoni e cattivi, maschi e femmini, ma con maschi e femmini si vede che sono diversi, sono due cose diverse. Ecco, il concetto di dualità e di differenziazione si presta a degli incongruenti di questo tipo. L'altro che io ho davanti a me è un'altra coscienza, è un'altra telecamera, è una telecamera che vede il mondo dal suo punto di vista e la coscienza deve vedere il mondo, tutto, da tutti i punti di vista contemporaneamente. Da un punto di vista quantico, la coscienza deve essere una sfera indefinita di tante coscienze definite. E si capisce una cosa fondamentale, che la particella può essere un'onda o una particella. Così dice la fisica quantistica. La fisica quantistica non ha capito una mazza sul quando e perché questa onda o questa particella si comporta come tale. Quando gli conviene si comporta da onda, quando gli conviene si comporta da particella. Gli fa comodo. No, non si fa così la scienza. La scienza non si fa così. Quella scienza lì non ci serve. Bisogna chiedersi le cose. Io tanti anni fa, quando ero piccolo, andai dal professore di quantistica e gli chiesi, scusi, ma come fanno gli elettroni a passare da qui a qui? E lui fece un salto indietro, gridando e urlando, no, come per dire, va dentro Satana, e mi disse, queste domande non te le devi porre, perché se te le poni impazzisci. Cioè, esorcista. Non era un catedratico di fisica quantistica, era un esorcista. Cioè, io invece ho un piccolo problema, me le pongo le domande, e so che questo fa girare le palle a tanta gente. Ma ho anche capito che io non lo faccio apposta. No, io ho solo l'esigenza di pormi queste domande. Io ho scoperto una cosa, che quando ero piccolo il mio babbo mi diceva non fare delle domande quando ti porto in giro, ti stai sempre zitto, perché sennò mi fai fare brutta figura. E io ti dicevo tutti i colori. Allora poi invito, stavo sempre zitto, perché avevo paura che non si dovevano fare le domande. Perché fare le domande, come mi dissero gli studenti l'anno scorso che venivano al ricevimento, no? Ci fu un gruppo di studenti che mi disse, ma lei con le cose che ci fa vedere, con le domande che ci pone, ci destabilizza. E io dissi, sono contento, perché io sono uno di quelli che ha sempre creduto che lo studente che ha voti altissimi è uno studente che nella sua vita non combinerà mai una mazza, perché i voti altissimi te li dà quel professore che vede in te lo specchio di sé. Quindi avere voti altissimi vuol dire essere uno che sicuramente non è un rinnovatore. E
se uno si legge per esempio il codice dell'anima di Hillman, nel primo capitolo Hillman parla di tutti quegli studenti che poi erano delle ciofeche veramente a scuola e che poi sono diventati delle persone molto importanti per la loro creatività. È fondamentale questo. Quindi io mi pongo delle domande, e tra le domande che mi pongo, che mi porteranno poi al mondo felice, è: ma perché bisogna fare quello che dicono gli altri? Ma perché bisogna credere in quello che c'è scritto nei suoi libri? Sì, volentieri, io ci credo, mica perché ti dico il contrario solo perché c'è scritto quello lì. Cioè sono quel conformista anticonformista che per non essere conformista ha deciso di usare una conformazione da anticonformista. Non si fa così, no? Nel 68 c'erano quelli con me che combattevano sulle barricate a Pisa contro la polizia che si sparavano tra di loro e ci avevano l'eschimo. Ora li ritrovo tutti impiegati in banca con giacca e cravatta. C'è qualcosa che non funziona in questo sistema qui. Cioè, un po' mi girano le palle. Perché poi, se te li ricordi, ma te non sei quello delle barricate? Io no, io no. Se non in banca non ci vai, se non ti prendo scopo. Cioè, no. Cioè, te puoi dirmi, sai, allora credevo in queste cose, mi sono reso conto che erano cazzate. Dimmi così, che sono più contento. Anche se si rischia di fare la sindrome di Giuliano Ferrara. Sapete, Giuliano Ferrara è quello che i partiti la passa di tutti. No? Ci sono questi personaggi un po' che però poi quando ti danno l'indicazione... E nessuno dei giornalisti dice, ma scusi, ma lei prima non votava con l'altra parte. Perché non glielo chiedi? È divertente la risposta. No? Non glielo, no? Perché non glielo chiedono? Non glielo chiedono perché sennò non erano lì in Rai magari a fare i giornalisti che, come sappiamo, hanno qualche problema per guadagnare lo stipendio se non dicono quello che vuole qualcun altro. Ma questo l'ha detto una giornalista importante, che è quella che poi fu licenziata quando faceva le faccette dal telegiornale di Minzolini, e che leggeva le notizie del telegiornale, quando parlava di Berlusconi faceva licenziata. Ma come fare a non fare le faccette? La consapevolezza e la coscienza, noi possiamo creare il mondo felice se abbiamo capito quindi queste cose. Allora, io per spiegare tutte queste cose, dopo entriamo nel merito, perché sì, le parole sono belle, ma bisogna sapere anche come si fa. Bisogna quindi essere convinti che noi siamo creatori dell'universo. Bisogna comprendere che noi siamo qui per fare le esperienze della vita e della morte, proprio per comprendere che in questo universo non muore nessuno. Non so se sia un bene o un male, però non muore nessuno. Cioè, perché tante volte, che palle, no? Ti immagini una reincarnazione dove devo imparare le radici quadrate a mano, che almeno me lo può fottere. Non ce l'ho più voglia. Io non ce l'ho più voglia, non ce l'ho più voglia, non ce l'ho più voglia. Ti immagini un'altra incarnazione? No, 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 no. Costruiamo qui il mondo felice, costruiamolo qui, facciamocelo durare e facciamo in modo magari che quando decidiamo di fare un'altra cosa, di andare da un'altra parte, sia con la garanzia che non si torna qui. Perché se si torna qui bisogna che il mondo sia felice. Allora io cosa faccio? Faccio una cosa che di solito non fa nessuno. Non delego Dio a prendere per me, su di me, tutte le responsabilità della mia vita. C'è Dio. C'è le leggi della fisica. Le mele cascano per terra, non dice la legge della fisica, io non c'entro niente. No? Prenditi la responsabilità che te sei il creatore dell'universo e scopri dopo 30 secondi, sono troppi, dopo 3 secondi, che Dio non serve. Ci sei te. Dio serve solo se te hai bisogno di Allah che ti dica: sono i bracci dall'là, mica io ho ammazzato uno, ma è il braccio dall'là questo. Io non c'entro niente. Allà, sto il braccio dall'là. Se Allà mi voleva fermare, mi avrebbe fermato. Ma ha fermato? No, e io ho fatto la volontà di Allà. Vedi che il braccio di Allà si muove come una marionetta e che te sei una marionetta nelle mani di Allà. Allà o acqua è uguale. Cioè, c'è un Allà di là e un altro Allà di qua, che si chiamano con nomi diversi, ma che se uno va a studiare il mito, potrebbe comprendere che tutti gli Allah sono lo stesso Allah.
E lì comprende un'altra cosa, che nel mito più antico che noi possiamo andare a vedere, perché sennò dopo si va al di là del diluvio universale e noi non possiamo sapere cosa è successo prima, ci mancano proprio i dati, anche se abbiamo dei dubbi, perché ogni tanto si scopre un ominide che ha 1.600.000 anni, ma come? Nella Bibbia c'è scritto che l'uomo ha 4.000 anni, c'è qualcosa di intorno. Beh, andiamo al mito di Shiva e Vishnu. Shiva e Vishnu sono la dualità. Shiva e Vishnu sono un po' gli alieni che nel mondo moderno di Zaccaria Sitchin si chiamavano Enki ed Enki. Sono il serpentone e l'uccello con l'occhio nel mezzo che noi vediamo nelle ricostruzioni degli alieni sotto ipnosi. Sono gli identici archetipi. E allora comprendiamo che se Shiva e Vishnu sono il buono e il cattivo, sono il blu e il giallo, sono il maschile e il femminile, con dentro tutta quella parte mitologica su cui non voglio nemmeno per carità entrare, che ha a che fare con il mito di Lilith e la luna nera. Lasciamo perdere quella cosa lì. Voi capite che non c'è un dio buono e un dio cattivo. Ci sono due dei che sono stati legati da Brahma, che è la mente, che è stata legata a Brahman, che è la cosa che ha creato tutto. E siccome l'universo è un frattale, cioè tutto quello che accade in alto accade anche in basso, sostanzialmente, quello che accade nel piccolo accade anche nel grande, noi vediamo nel mito di Shiva e Vishnu il mito della destra e della sinistra italiana. Il loro stato di consapevolezza sta aumentando sempre di più, perché una volta c'era il partito comunista e il partito fascista, ma man mano, e in mezzo c'era la democrazia cristiana, man mano che ci aumentiamo di coscienza, di consapevolezza, vedi come questi due si non definiscono più. Sono tutti democrazia cristiana. La democrazia cristiana di destra e la democrazia cristiana di sinistra. Infatti c'è centro-destra e centro-sinistra. Quando D'Alema, una volta, tanti anni fa, D'Alema gli chiese al telegiornale, ma voi comunisti? Noi non abbiamo mai avuto niente a che fare con i comunisti. D'Alema, io abito a Pianoterra, se no aprivo la finestra e mi buttavo di sotto. Sapevo che non sarebbe servito a niente. All'una e mezzo del giornale, non ricordo il tempo, cioè, la cultura, non riuscivo più a respirare. Sono vivo nella realtà virtuale, questa. Dai, non è così, non è così. Le cose, allora ti comprendi che nella destra e nella sinistra comunque esse si chiamino, comunque esse siano collocabili, comunque esse siano frutto di un pensiero che una volta aveva una identità e una ragione di essere, per quanto poco consapevole, una destra e una sinistra. Nell'istante in cui la destra dice noi non siamo fascisti, fini, scomparso. Quest'altro, noi non abbiamo mai avuto niente a che fare, scomparsi. Hanno, nel bene e nel male, rifiutato la loro identità storica. Ma come? Senza consapevolezza di sé hanno dimostrato di non avere consapevolezza di quello da dove venivano, ecco, e quindi scompaiono. Allora si scopre che questi due pseudo raggruppamenti di pensiero, modus pensandi, non ti dico uno c'ha ragione e l'altro c'ha torto, perché sarebbe duale, secondo me non c'è nessuno che ha ragione, nessuno ha torto. La gente cerca di fare quello che sa fare e crede sempre di dare il meglio di sé, sempre. Non c'è quello cattivo e non c'è il buono, non c'è Shiva e Vishnu. Ci sono due forze politiche che sono guidate da Brahma e sopra la Brahma, cioè dalla massoneria, che governa sia il partito di destra che il partito di sinistra e gli paga pure le campagne elettorali. Così, chiunque vince, vince sempre la massoneria. Quindi te capisci che se prendi la Bibbia satanista e cambi al nome di Satana e ci metti Geova, ottieni la Bibbia di quell'altro. Ma questo è un mito con la Bibbia. Te guarda i programmi elettorali della destra e i programmi elettorali della sinistra. Cambi due, tre virgolette. Uguale. E a specchio la società risponde nello stesso modo. E non solo in Italia, ma in America, in Francia, in Germania, non ci sono più grossi blocchi di divisione del potere. Quindi questa volta vince la destra 80%, la sinistra 20%. No, chiunque vinca 51 a 40.
che ti rendi conto che questo è un sistema classico per dire o le due cose sono quasi uguali, e statisticamente ci sta perché sui grandi numeri è così, oppure statisticamente nessuno ha capito che differenza c'è tra questi due. Non c'è nessun'altra spiegazione scientifica al di là del fatto che uno non ha capito che differenza c'è tra il 51 e il 49%, perché probabilmente non c'è nessuna differenza, oppure perché noi siamo talmente stupidi che non capiamo le differenze. Perché ci sta. Ma c'è un altro parametro che è importante per la coscienza. E l'altro parametro è il seguente. Vanno a votare sempre le mie persone. E che cosa vuol dire questo? Vanno a votare sempre le mie persone. Beh, può voler dire un sacco di cose. Il partito politico. Sono andati a votare poche persone, per noi, poche persone. Questo perché noi non siamo riusciti a farci capire. Seconda ipotesi. Sono venuti a votare poche persone perché noi abbiamo detto una massa di stronzate. E loro non vedono più in noi quello che noi avremmo dovuto rappresentare per loro, cioè i loro rappresentanti. Noi non siamo più rappresentanti del popolo. Quindi noi viviamo in una situazione in cui il popolo non va più a votare, o se vota spunta sulla scheda elettorale, perché è un gesto di stizza che non ha molto significato, devo dire, ma che mostra il disagio della società. Quindi, siccome tutto funziona a specchio, noi poi non ci possiamo lamentare della società politica che ci circonda, che noi abbiamo. Non ci possiamo lamentare dei nostri dei, non ci possiamo lamentare dei nostri preti, dei nostri medici, dei nostri avvocati, perché sono lo specchio esteriore della nostra disarmonia. È evidente che se nella politica italiana, ma in qualsiasi altro settore, si vede che ci sono delle cose che non funzionano, e noi le vediamo, diciamo delle cose che non funzionano, noi diciamo ci sono delle cose che non funzionano, ma prova a chiedere a uno scusa, mi spieghi bene che cos'è che non funziona. Ecco che tu sarai il pittore davanti al quadro, non capisci, non lo sai che cos'è che non funziona. E ciò accade perché te vedi che le cose non funzionano, ma non sai, perché non hai consapevolezza di te, che cosa c'è dentro di te che non funziona. E quindi ti tocca sopportare una classe politica di persone che non fa quello che deve fare, perché quello che deve fare è governare il paese, ma governare il paese rispetto a uno specchio di democrazia. Oppure vai in ospedale e vedi che il medico, bravissimo, grandi TAC, grandi risonanze magnetiche nucleari, grandi ecografie, grandi tutto quello che ti pare, ma quando entra in corsia parla con la cartella medica, con te no. Perché? Scusi dottore, ma cosa c'ho? Ho fretta. Scusi. Dottore, lei se ne può andare, è guarito. Ma sono rimasto ciecato, è guarito. No, io guarito solo quando ci rivedo. No, per noi è guarito, ma noi chi? Guarda la cartella medica, entra, guarda la cartella medica, scrive delle fregnacce e se ne arriva. Con te non ci parla. Perché? Perché il medico, la scuola di medicina italiana, è basata sul fatto che la malattia e il paziente siano separate. Guarda l'entropia. Due cose diverse. E quello che deve scomparire è la malattia, i sintomi della malattia. Te puoi rimanere malato, ma se non hai più i sintomi della malattia, per il medico sei guarito. Ecco, in questo contesto, invece, il medico dovrebbe capire, in un contesto di acquisizione di consapevolezza, che la malattia è la trasposizione nella realtà virtuale sul tuo corpo di uno stato tuo di disagio. Tu sei la malattia, tu ti sei ammalato e ti sei ammalato del tutto inconsapevolmente perché hai un problema da risolvere. E la tua coscienza ti mostra una situation comedy all'esterno che ti dovrebbe dimostrare, cercare di farti capire che cosa c'è che non va di te. Perché tutte, dal mio modestissimo punto di vista, tutti mi potranno contestare, soprattutto i medici, ovviamente, perché c'è un motivo fondamentale, no? Tutte le malattie per me sono psicosomatiche, tutte, dal tumore all'unghia carnita. E un po' come dice Ammer, se vogliamo, anche se Ammer
ha tentato di razionalizzare troppo questa cosa, dall'elfo tedesco, e invece bisogna cercare, quando non si capisce una cosa, l'archetipo va lasciato libero, cioè te non devi spiegare tutto, soprattutto quando non hai capito. I sogni si spiegano bene a grandi linee, quando la funzione archetipale del sogno è ben costruita e tu sai come fare, perché conosci esattamente che cosa accade nel sogno, quali sono gli archetipi fondamentali, e allora ti viene bene. Il malato guarisce a livello psicoanalitico quando comincia a interpretare i propri sogni, perché lui vuol dire che ha visto la consapevolezza del proprio linguaggio archetipale, del proprio linguaggio simbolico, e acquisisci la capacità di fare questo lavoro quando interpreti il linguaggio archetipale, cioè hai consapevolezza di te, se no non lo puoi fare. Quindi, quando guardi il telegiornale, devi essere in grado di capire che Lili Gruber sta dicendo una varia di stronzate, che sono vere, ma già il fatto che te le dica di lato ti fa girare le palle. Cioè, ora, io te la dico un po' così, ma la dai un po', ma però è così, te capisci che lì dentro c'è qualcosa di... Uno ride, perché è nel ridere c'è anche un po' questo atto liberatorio, cioè, ah, signora, qualche puttana, è vero, mi pigliano per il culo. È vero, però non è colpa loro. È colpa tua, tra virgolette, poi la colpa non esiste nemmeno, ma sei tu che sei il fautore di te stesso, sei tu che sei il creatore del tuo universo, sei tu che hai in qualche modo creato le condizioni perché tu accettassi il fatto che gli alieni ti venissero a prendere, accettassi il fatto che Renzi ti piglia per il culo, accettassi il fatto che il dottore ti dice devi prendere questa medicina se no non guarisci. Non è la medicina che ti guarisce, è la tua credenza interiore che crederà che la medicina ti guarisce. E allora ti crea una situation comedy esterna in cui la medicina è quell'aspetto esteriore per cui la tua mente è contenta. Perché? Perché la mente crede erroneamente, perché un po' la mente non è vero che niente, ma si confonde facilmente, che bisogna fare qualcosa perché accada qualcos'altro. Il principio di azione e reazione te l'hanno insegnato a scuola. La mente crede che per ottenere un risultato tu debba fare qualcosa. Quindi, sai, quando la gente va dal medico e il medico, più coscienzioso dell'altro, dice: signora, lei non ha bisogno di niente, no? Le medicine fanno male, non le do. Quel medico lì non mi ha dato nessuna medicina, lo cambio, perché se te vuoi guarire hai bisogno di qualcosa, quindi anche un calcio nel culo, ma ti deve dare qualcosa, perché sennò non puoi guarire. Invece quando ti comprendi che la tua guarigione è la tua volontà, è la tua consapevolezza, allora ecco che ti dà il medico, ci vai semplicemente a volte, quando sei ancora un po' smarrito, per farti dire le stesse cose che ti potevi poi alla fine dire da solo. Quante volte siete stati dal medico e il medico cincischia qualcosa in bocca e allora te gli dici: beh, secondo me la medico è così, io sono malato per questo, l'ultimo. E il medico dice: sì, ha ragione. Cazzo, ma sono venuto... Cioè, allora, mi dia 150 euro a me, gli prendi i soldi. Non funziona così. Sei te il creatore di te stesso, se te comprendi questo. E in questo primo incontro che noi facciamo, perché poi ne avrò altri due e dovrò dire delle cose diverse, quindi questa è un po' una entrée alle altre cose che dirò la prossima settimana e anche due posti diversi, questa, perché poi tutte queste cose vengono messe su YouTube, quindi non si può vedere su YouTube sempre la stessa roba, ma l'argomento è chiaramente strutturabile in un lungo discorso, perché arrivare al mondo felice non è banale. Non è alla volemo se bene. E quindi questo è una piattaforma di inizio. Avere tutti gli strumenti prerequisiti perché dopo si apre la porta al mondo felice. Avendo e sapendo che cosa vuol dire mondo felice, definizione di mondo felice. Quindi io devo sapere che sono io colui che si è ammalato perché arriva un problema e io che mi guarisco quando ho risolto il problema. Punto numero uno, punto numero due, punto numero tre. Prima sono sano. Entropia bassa perché sono sano e scemo. Due, sono malato. Entropia
non più bassa, perché i tessuti malati hanno entropia minore, ma non si può andare indietro, quindi l'entropia non può diminuire. Mi sono ammalato perché ho capito che ho un problema da risolvere, quindi nel mio contesto, anche se la mia malattia localmente mi fa abbassare l'entropia del tessuto malato, io con la mia consapevolezza sto cercando di capire che cosa sta succedendo e quindi l'entropia comincia ad aumentare. Risolvo il mio problema, guarisco, sono guarito. Il punto numero 3 e il punto numero 1 sono uguali. Che differenza c'è? La coscienza. Che differenza c'è tra l'inizio? La coscienza quando, punto step numero 2, per capire chi è, si divide in due, facciamo una vita abbastanza complicata, poi quando creiamo il mondo felice dobbiamo essere uno. Eravamo già uno prima, potevamo starci fermi che era meglio. No, perché prima non sapevi chi eri, ora sai chi sei. E sai chi sei perché sei passato attraverso la divisione. Hai fatto l'unica cosa che potevi fare, dividerti, perché sei una cosa sola. Cosa fa una cosa sola? Non può fare altro che dividersi. Non ci sono altre operazioni matematiche, genetiche, non c'è altro. Quindi il primo punto del cammino simbolico è uguale al terzo punto. Dal punto di vista alchemico, tu entri nel labirinto e fai il percorso del labirinto, che è la ricerca di te stesso. Arrivi in fondo, nel mito, arrivi al centro del labirinto e in quell'istante il labirinto scompare e tu ti trovi fuori dal labirinto. Eri fuori prima, eri fuori alla fine. Vedi che il primo punto e il terzo sono gli stessi. I percorsi alchemici da Gurdjieff a Gesù Cristo sono uguali. Uno, due e tre, sempre. Ma alla fine c'hai la coscienza di te, hai capito chi sei, mentre prima eri il mito del buon selvaggio. Con la gonnellina, i banane, i fiori, guardi lontano, cosa sarà quel fungo atomico che sta soffiando? Oh, che bello, è certo, sei rincoglionito, sei scemo, ma sei felice, e guardi il fungo atomico. Poi scopri nella vita che ci sono le bombe atomiche, te preoccupi, te viene male, sembra che l'entropia diminuisca, allora cerchi di fare qualcosa per cui quella cosa lì non ci sia più, e quando non c'è più, te sei felice come prima. Ma la differenza è che prima eri felice ma coglione. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi dobbiamo andare verso il punto numero 3. La costruzione del punto felice è quell'istante in cui noi siamo coerenti. E allora questa coerenza però bisogna raggiungere. Come si fa? Allora, per raggiungere il mondo felice, premetto che il mondo felice che vedo io non è sicuramente il mondo felice che vedete voi. Perché noi abbiamo livelli di consapevolezza differente e quindi vediamo l'universo virtuale in modo differente. Bene, no problem. Perché siccome l'entropia aumenta sempre, l'entropia è, secondo Penrose e secondo altri, anche secondo me, è legata alla coscienza vera e propria, e la coscienza quindi aumenta sempre, tutti noi alla fine arriveremo al massimo valore della coscienza, che è zero. Quindi, comunque, alla fine dell'universo, tutti noi vedremo lo stesso mondo felice perché avremo la stessa consapevolezza di noi. Per questo, anche se oggi lo vediamo in modo differente, no panic, perché piano piano ognuno con la sua velocità arriverà allo stesso risultato. In questo contesto, la rivoluzione a cui accennavo prima, cioè la rivoluzione delle coscienze, si fa dentro di noi, non fuori. E questo che cosa prevede? Prevede che io non possa fare niente se non unire dentro di me la mia anima, la mia mente, il mio spirito, con creare una coscienza integrata, unificata, per cui da quell'istante vedrò l'universo non più come un universo duale, ma vedrò l'universo, sapendo che la dualità non esiste, come quello che è, cioè unico, unito, dove non ci sono più i buoni e i cattivi. Prima credevo che Berlusconi fosse cattivo, ho capito dopo che era solo scemo. Cioè, ma non lo dico che sei in termini offensivo, non voglio dire così, poverino, non lo voglio dire così, perché avrei potuto dire tutto, cioè invece di guardare di qui, vedi, guardare di là, è uguale, non cambia nulla. Lui ha sempre fatto quello che credeva che fosse giusto, per se stesso ovviamente, no? È giusto, è d'accordo. E non ha i prerequisiti che avrebbe magari un altro un pochino più voluto, che dice, guarda, queste cose qui non le fa neanche. È così ingenuo che si sputava da solo con la parola, col parlare, col dire queste cose, dici, ma cosa dice quello lì? No? Cosa dice quello lì?
Mi viene in mente una lettera che ho ricevuto di uno dei professori del Dipartimento di Chimica l'altro giorno, che è diventato professore perché ha vinto una serie di concorsi truccati, non so a cazzo di chimica organica. E in questa lettera questo tizio diceva: no, io non ci voglio i professori associati in commissione, perché noi dobbiamo avere la possibilità di eleggere a professore cattedratico quello che vogliamo noi, anche se non se lo merita. E io mi troverei a mal partito in qualche modo a spiegare a un tizio che è valido che te non ti vogliamo perché ci stai sui coglioni. E poi soprattutto bisognerebbe essere onesti con se stessi e imparziali, e io non lo sono. Lo ha scritto in una mail. Cioè, sei quello che ti ascolti, e questa è l'università italiana. Una volta eravamo quasi un partimento nel mondo più importante per gli eterocicli, la chimica organica, i composti macromolecolari stereotinati eticamente attivi. Ora siamo al 400° posto e io, siccome vado in pensione a ottobre, scriverò una bella lettera in cui dirò: scusatemi, forse è stata la mia presenza che ci ha portato al 400° posto, ma lo scoprirete subito appena me ne dà. Sì, siamo sperimentati. Capite? Che un po' ti fa incazzare questa cosa, allora costruiamo un mondo felice. Però non crediamo più che ci sia la parte opposta, chi non vuole costruire un mondo felice che sia un nostro nemico, perché non è vero. È quella parte di noi che non ha compreso, o che ha compreso in modo differente. Non è quindi uno cattivo da ammazzare, da distruggere, da rompergli le palle, da spaccare il culo. No, è uno come noi che ha fatto un percorso di consapevolezza magari meno fortunato e ha capito meno. Però anche lui, sicuramente, perché l'entropia ci dice questo, capirà nel tempo. Allora, quello che devo fare, non devo fare più il positivismo, non devo fare più l'animalista convinto che mette il banchetto fuori contro gli animali, non si mangia la carne, non si vota a destra, si vota a sinistra. Cioè, questa cosa l'abbiamo già fatta. Dentro di noi facciamo la rivoluzione. Dentro di noi la parte animica, la parte spirituale e la parte mentale si uniscono insieme. Creano quella che è la armonia all'interno del sé, dopodiché tu in automatico creerai una situation comedy che sarà il tuo specchio esterno. Facciamo qualche esempio. In famiglia. In famiglia c'è sempre, grosso modo quasi tutti, due genitori. Perché qualcuno ce l'ha di più. Ecco un po' completamente collocati. Però normalmente, e anche nel dire normalmente nel dire da ride, perché chi lo dice che quella è la normalità, no? Te lo dice qualcun altro, ma perché? La normalità che cos'è? È la stessa cosa della cosa corretta e della cosa sbagliata. Chi ha ragione e chi ha torto? Come si fa a stabilire una definizione di chi ha torto e chi ha ragione? È semplice, c'è una definizione. Hai ragione se appartieni alla maggioranza. Punto. Funziona così storicisticamente parlando. No? Te compri un libro di storia e vedi che, a seconda del libro di storia che è stato scritto da tizio da Caio e proprio in periodi diversi, aveva ragione la destra o aveva ragione la sinistra. Quindi vedi che la ragione cambia sinusoidalmente con i corsi di corsi storici. Quindi in un gruppo di fascisti è chiaro che i fascisti hanno ragione, e il povero comunista che si trova lì, il povero buddista in un campo di islamisti si trova un po' nel casino. È normale, quindi non c'è la ragione e il torto, c'è solamente una differenza. Te mi appari appartenere a un altro gruppo, mi appari talmente diverso da me solo perché hai una consapevolezza talmente diversa che io erroneamente credo che tu sia di un'altra fazione. L'universo è una scatola sola, siamo tutti nella stessa scatola. Quindi a maggior ragione quando tu comprendi che anima, mente e spirito da dentro devono acquisire consapevolezza di sé, si devono unificare, unire, fondersi, come all'inizio del tempo, diciamo così, tutto il fuori cambia. Tu, come bambino, in una famiglia, hai davanti a te sempre lo specchio di te. E lo specchio di te sono la tua mamma e il tuo babbo, che sono sempre lo specchio della tua anima e del tuo spirito. Quando tu hai un forte conflitto genitoriale, quel forte conflitto genitoriale è la rappresentazione a specchio del cattivo rapporto che c'è tra la tua parte maschile e la tua parte femminile.
tra la tua parte animica e la tua parte spirituale. Io ho dovuto arrivare a questa considerazione analizzando qualche migliaio di casi in cui ora mi rendo conto a posteriori che la problematica, per esempio, animico-spirituale aveva una forte rappresentazione in questa distonia. Ma vedi che non esiste la causa e non esiste l'effetto. Vedi che non c'è questa cosa. Le mele cascano per terra perché esiste la forza di gravità, o la forza di gravità esiste perché le mele cascano per terra. I tuoi genitori e i rapporti conflittuali tra i tuoi genitori sono conflittuali e quindi agiscono sulla tua anima e il tuo spirito, non facendoli unificare, oppure è il contrario. Non ha senso. Sono due aspetti della stessa situazione, il tuo interno che si rispecchia nell'esterno. Quando tu attraversi una piazza e uno ti accoltella, ha accoltellato te perché tu in qualche modo hai deciso di essere disarmonico in quel momento, e la tua disarmonia ti viene addosso in tutti i modi, facendoti credere, cercando di farti capire qual è il tuo problema. Se te hai una malattia, vai dal medico e il medico cerca di guarirti, in realtà tu hai usato la coscienza del medico, non hai usato la tua per guarirti. E quindi guarisci da quella cosa e dopo 2 giorni te ne ammali un'altra. Perché la tua consapevolezza cerca di riproporti sotto le tue spoglie un altro problema. Lo studio della realtà virtuale esterna, l'attenzione che te devi porre nel guardare fuori cosa succede, è nel capire che quello che succede di disarmonico è lo specchio della disarmonia che ti hai dentro. Fateci caso, perché questo vi aiuta. Quindi non chiedete a un altro, qualunque esso sia, dottore mi aiuti, non chiedere alla tua donna amami, perché questa è la rappresentazione di un bisogno, e il bisogno tu ce l'hai solo se ti manca qualcosa, e ti manca qualcosa solo se tu hai la visione di te e di questo qualcosa che sono separati. Quindi stai vivendo in un concetto di separazione. Nell'istante in cui te sei perfettamente unificato, non hai più bisogno di niente. Step numero 1. Sostanzialmente, step numero 2, devi capire che se l'altro è lo specchio di te, l'altro non ti può dare una cosa che te non hai, perché non ce l'ha neanche quell'altro. Il quale, a specchio, non solo non c'ha quella cosa, ma vedete che gliela chi che gliela chiede. Cioè, anche terrorizzante questa cosa. Terrorizzante. Il rapporto tra le persone è un rapporto come tra elettroni. Gli elettroni, gli orbitali molecolari si mettono insieme perché sostanzialmente gli orbitali devono avere la stessa superficie, devono essere grossi uguali, devono avere la stessa energia, devono avere cioè la stessa entropia. Quindi un acido e una base non è vero che si mettono insieme perché sono un acido e una base, come c'è scritto in questi cazzo di libri di chimica organica e di chimica generale, non è così. L'acido e la base si mettono insieme solo se quella corrispondenza di amorosi sensi di Goethe funziona, cioè la stessa entropia, tutti e due devono avere la stessa entropia. Quindi te ti metti con il tuo partner perché avete te e lui la stessa confusione mentale. Questo è il problema dell'entropia. E come vedi che funziona tra le persone? Ecco, funziona tra gli orbitali molecolari, uguale, tra gli acidi e le basi, uguale, perché l'universo è un archetipo. E sostanzialmente questo simbolo archetipico è anche un ologramma, e sostanzialmente è anche un frattale, e quindi tutto accade nello stesso modo, nello stesso momento, nello stesso istante, dove il tempo non esiste, lo dice la fisica quantistica moderna. Quindi, innanzitutto, per prepararsi al mondo felice, te lo devi costruire dentro di te. Dopodiché, tu sai che il mondo felice avverrà. Ma quello che puoi fare è un'altra cosa. Non fare proselitismo di tipo politico, di tipo religioso. Pentitevi, no? Contro questo o a favore di quell'altro, perché il concetto è duale. Allora non si è capito quello che voglio dire io. Non devi fare il tifo per Tizio o per Caio. Io guardo una partita di calcio, quando guardavo le partite di calcio,
perché poi dopo che l'Italia perse con l'Impo Russia anche di buttare la televisione dalla finestra, meglio sono con no, tutto l'Impo Russia, con una squadretta in Inghilterra, sono passati 40 anni, tipo il Bangladesh, qualcosa del genere, la Corea, che rimane nel tuo DNA quella cosa lì, fa ancora incazzare, no? Allora quella volta lì la televisione la spesa. E guardare più la sua. Però io divertivo a guardare le partite, di guardare questa palla come si muoveva, era meglio il gioco, non era meglio. Noi abbiamo vinto. Il giorno dopo, sul treno, tutti con tutto sport sotto il braccio, no? Noi abbiamo vinto. C'erano quelli che avevano tutto sport sotto il braccio e quelli che avevano l'unità infilata nella tasca, così. È come quando io andavo al bar di chimica, che davanti c'era ortopedia, che i medici venivano col calcio e scorco di sangue per far vedere che erano medici. Cioè, c'è qualcosa che non è telefoni, pronto? In America, sono la moglie del professor Johnson. Come la moglie del professor Johnson? Sono Diane. No, la moglie del professor Johnson, cosa sei? Una propaggine. Forse una campanello, chi è l'idraulico? No, te fai idraulico, ma sei Rossi Giovanni. Cioè, questa confusione è una confusione classica che ti... Te non sei, sei quello che fai, ma te ti devi presentare con il tuo nome. Quindi, prima fai la rivoluzione dentro di te, chiarisciti questi concetti fondamentali e poi fai un mondo felice. Un mondo dove non c'è questa dualità, dove quindi l'altro non devi vedere come nemico. Ma allora alcune cose possono essere modificate, no? Non bisogna avere paura delle modifiche. Anche perché non bisogna avere paura, perché nel mondo felice la paura non esiste. Allora, per esempio, si può vedere, bisogna fare delle osservazioni pratiche, facciamo delle osservazioni pratiche, su cose che magari non ci abbiamo mai pensato. Sono come i granelli blu di Perbolatex, non so se ve lo ricordate, quel detersivo che aveva i granelli blu di Perbolatex, Colgate con Gardol. Il dentifricio che lava i denti, l'unico dentifricio con suolo ionico. E certo, cosa ce lo vuoi mettere? Gassoso, che ti bruciare. Il caffè di montagna è il gusto ci guadagna. Il caffè nasce solo in montagna. Cioè, i granelli blu di Perboratex, fluorescent waiting agents, colorano lo sporco di bianco, ma rimane sporco. Cioè, allora noi ci facciamo fregare l'automobile. Comprate questa automobile, pagherete al ritorno delle vacanze, quando non avete più soldi. E poi i pannelli sono la macchina che va in una strada dove non c'è un cazzo di nessuno. E dove la trovi quella strada lì? Con i vetri neri, perché non si deve vedere chi guida, perché te sei quello che guida inconsapevolmente. Cioè, questi sono tutti trucchi che quando te, con un minimo di coscienza, guardi la televisione, ecco che non la guardi più. E decidi per la seconda volta la donna di buttare la finestra. Io abito in casa, ho abitato in casa diverse, se no sotto la mia finestra ci sarebbe un allora, in questo istante, in quel momento, te non ti fa più fregare. Capisci che qualsiasi persona venga e ti dica una cosa, tu la guardi e senti dentro di te se ti dice la verità o no. Quella verità che te condividi o meno, semplicemente perché avete la stessa entropia. Senti che lui ti dice, è vero, e senti subito che quando un altro ti dice qualcosa che non è corretto, lo senti. Ti si crea una distonia, un qualcosa che non hai capito. Non ce l'hai la percezione di che cosa sta succedendo, però senti che c'è qualcosa che non torna. Senti che c'è qualcosa che non torna, non torna. È una nota non armonica. La tua coscienza l'ha capita perfettamente. Sapete, la PNL dice questo. Quando te vedi una persona che non ti ha mai fatto niente, ti è antipatica da subito. È lontano, è lì. Non ci hai neanche mai parlato, ti sta sulle palle. Perché si è mossa male, dice la PNL. Cioè, ha fatto dei movimenti che a livello di inconscio, il metalinguaggio, il 97% della comunicazione va attraverso questo canale, non ti ha convinto. Io dico di più. La tua coscienza ha parlato la sua. E non vi siete capiti. Non avete il contenuto di consapevolezza uguale, l'entropia è diversa e non ti piace. Ecco,
credete subito a questa cosa, perché questa cosa è assolutamente vera, è reale. E te non dire, non fare l'errore che ho fatto io, poverino, via, diamogli l'opportunità di manifestarsi, non posso dire che è subito una testa di cazzo, almeno fammi davvero, ti posso assicurare che 20 anni era una testa di cazzo. Cioè ho perso 20 anni per capire questa cosa. Non c'è nulla di male, perché ci ho messo tanto tempo, perché sono un po' colpito. Cioè, ci ho messo tanto tempo, io le cose le imparo lentamente, ma quando lo imparate, le imparate bene. Ecco, questo è un aspetto della questione. Quindi, facciamo qualche esempio banale. Togliamo le cose che non servono. Ci sono delle cose che non servono, per esempio la pubblicità. Cosa serve? La pubblicità serve a diversi scopi, in realtà. Quindi non è vero che non serve a niente. Ma allora vediamo, analizziamo. Innanzitutto, se andiamo a mantenere la televisione. La televisione senza pubblicità non esisterebbe. E se abbiamo pubblicità dei prodotti, io ho questo prodotto, il mio è più bello del tuo, oppure è diverso, voglio che tu lo compri e io lo pubblicizzo, se no te come fai a conoscerlo? Pensa in un mondo felice dove ci sarebbe un solo produttore di bicchierini, e quel solo produttore di bicchierini fa i bicchierini migliori del mondo. Non c'è bisogno di una concorrenza. È lui che fa i bicchierini, perché devo comprare i bicchierini da un altro? Perché te lo faccio pagare di meno? Ma se lo fai pagare di meno, deve valere di meno. E soprattutto questo produce un effetto sul piano economico, che è il seguente. Io, per vendere più bicchierini di te, bisogna che ogni anno aumenti la mia produzione. Perché se io quest'anno ho guadagnato 1 milione di euro e il prossimo anno guadagno 1 milione di euro, vado in fallimento. Perché la legge della termodinamica dice questo. Te devi guadagnare sempre di più, se no cadi, muori. Ma per guadagnare sempre di più devi produrre sempre di più, per produrre sempre di più devi consumare più risorse, per consumare più risorse non solo consumi più risorse ma inquini sempre di più. E in questo contesto che cosa succede? Che inquinare sempre di più il pianeta muore. Allora non è più semplice dire la pubblicità, va bene, serve a fare in modo che tu conosca il mio prodotto. Certo, quando ci sono tanti prodotti, ma se di prodotto ce n'è uno solo che è il migliore di tutti, perché dovrei fare un prodotto cattivo? Lo faccio perché? Non ho necessità di fare un prodotto cattivo. Perché? Perché non devo guadagnare di più. Perché io sono l'unico che in qualche modo reclamizza, produce e fa questo bicchiere. Allora la reclama, sì, a questo la reclama non servirebbe. Beh, però serve a dare lavoro a tante persone che lavorano nel campo della reclama. Però queste persone devono usare quella specie di metalinguaggio che è Causello, che ti frega sempre, che ti dice delle stronzate. Perché chiaramente io, che lavoro per questa ditta, devo far vedere che il prodotto che reclamizza questa ditta per cui io lavoro sarà il migliore. Quindi tendo spontaneamente a dire una marea di stronzate su questo prodotto. Cerco di fartelo comprare. Non me ne frega niente se sia buono o cattivo, cerco di fartelo comprare. È il mio lavoro. Non è armonica questa cosa. È qualche puttana. E allora è tutta quella carta che mi mettono nella posta. La carta, cioè, le foreste dell'Amazzonia, metà è pubblicità. Dice, ma è carta riciclata. E che cazzo? Ma la carta riciclata inquina un casino. Perché tra le fabbriche di pelli e le fabbriche delle cartiere sono quelle più inquinate di tutti, che inquinano più di tutti. Ti riempono di carta questa roba, te ne hai mai letto uno di questi foglietti? Te lo prendi e lo butti via. Lo butti via. Ma allora serve agli spazzini, perché almeno gli spazzini fanno qualcosa, se non ci fosse più niente da buttare via, gli spazzini non servirebbero. Quindi, una marea di persone, se togli la pubblicità, una marea di persone non ha più lavoro. Certo, ma noi avremmo risparmiato tante di quelle risorse che queste persone potrebbero stare a casa senza lavorare. È banale. È banale. Quando noi andiamo ad analizzare da un punto di vista economico quello che succede in economia, ci rendiamo conto di una cosa fondamentale. I soldi li hanno inventati i ricchi. Non hanno mica inventati i poveri i soldi. Come mai? I soldi si inventano così. Un bel giorno non c'erano i soldi, c'era lo scambio.
Io ti faccio un favore a te, te mi fai un favore a me. Io ti faccio due favori a te, te mi fai due favori a me. Oh, e magari io non ho bisogno di un favore, quindi io te ne faccio due e te ne fai uno. Oppure io te ne faccio due e te zero. Sì, però porca puttana, bisognerebbe ricordarsi dopo tutti questi favori, perché un po' lo fate a te, un po' lo fate a me, come faccio per ricambiarli? Sai cosa si fa? Si scrive su un pezzo di carta. Ti devo un favore. Sei fregato, sono nati i soldi. E chi è che si ricorda del favore? Quello che ha bisogno del favore, quello che vuole il favore, è il ricco. Il povero sostanzialmente fa i favori a tutti, sempre, e poi sostanzialmente fa anche più favori di lui. Perché la mentalità è diversa, ognuno fornisce quel prodotto che ha. Te prendi un povero, se un povero ti può fare, ti invita a cena, il povero. Te vai a Rotary, il Rotary ti può fare un favore, ti dai i soldi. Cioè, te capisci come per il Rotary siamo importati i soldi e per il povero è importante il mangiare. Oh, e sono due modi di vedere la realtà, è completamente diverso. Quindi, sostanzialmente, tutto ciò prevede che i soldi creino un problema di dissimmetria. La dissimmetria è legata all'entropia. Più le cose sono simmetriche, più la società è simmetrica, più tutti, per esempio, hanno gli stessi soldi, più l'entropia aumenta. Più io voglio prendere i tuoi soldi per portarli da parte mia, più si crea una dissimmetria. E questa dissimmetria produce un fatto che l'entropia si ferma. Non può tornare indietro, per fortuna, perché il secondo principio della termodinamica lo vieta, ha ragione tutta, però non si cresce. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti i lavori che io sono andato a vedere alcuni, perché poi non ci capisco tantissimo, di economia, tutte le volte che c'è stato lo scoppio di una bolla economica, con quei bot, quei bond, quelle cose strane, che poi dietro c'è tutta una serie di interessi che fanno, spostano capitali solamente in una direzione, perché i soldi sono legati alla simmetria, la simmetria è legata all'entropia, l'entropia nell'universo è sempre zero, perché se in questo universo va da meno infinito a zero, nella parte di antiuniverso va da più infinito a zero, quindi è sempre zero, più infinito meno infinito fa zero, 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 sempre zero. Quindi i soldi non si creano, i soldi si spostano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se te ce l'hai di più, c'è qualcuno che ce l'ha di meno. Oh, e non si scappa, la geometria è fatta così. E hai creato una dissimmetria. Sai che cosa succede? Elimini i soldi e non c'è più problema. Perché non ci saranno più i buoni e i cattivi, che saranno poi diventati i poveri e i ricchi. Non c'è più l'elite e la non elite. Non c'è separazione. Se è vero il discorso dell'entropia, in qualche modo sto andando verso dove va l'universo. Quindi sono in un moto armonico con l'universo. E quindi è la cosa migliore da fare. Dici, ma questi sono discorsi belli, sì, meravigliosi, utopici. Non si può togliere i soldi. Bello, meraviglioso, ma non si può. No. Bello, meraviglioso, ti ringrazio, vuol dire che sei d'accordo con me. Allora, intanto, ci si prova. Perché non si può? Non si può perché... E scopri che non si può perché vai a ledere quelli che sono i tuoi interessi. Sostanzialmente chi dice che non si può è perché, sì, è convinto che ti stai dicendo una cosa giusta e corretta, ma poi lui è qui si dice, capitano, e io mi faccio il culo, quello lì non lavora, io lavoro di più, sono più intelligente di lui, devo guadagnare di più. Questa è una cosa che non ha un minimo di significato, un minimo di significato. Uno non vale di più, perché valere di più o valere di meno vuol dire creare una dissonanza, una separazione. E abbiamo visto che l'entropia non porta in quella direzione. Il modo per togliere i soldi c'è, ce ne sono tantissimi, uno di questi è il passaggio, per esempio, attraverso una moneta elettronica. Allora ti proponi, si potrebbe passare attraverso una moneta elettronica. Moneta elettronica che è una carta di credito che tutti hanno. Agnelli ha la carta di credito e il Barbone della metro di Milano ha la stessa carta di credito. Sia Agnelli che il Barbone vanno a prelevare ogni volta e i soldi che gli servono, c'è un tetto, non di più, al mese, e con quello ci vivono.
Te pensi che Agnelli accetterebbe? No, perché Agnelli dovrebbe prelevare la stessa quantità di soldi del Barbone. Ma perché non ci sarebbe nessuna differenza tra il Barbone e Agnelli? Perché sarebbero tutti uguali e non sarebbero tutti Barboni come vuole come voleva la sinistra storica e non sarebbero pochi Agnelli come vorrebbe la destra storica. Non ci sarebbe la destra e la sinistra, saremmo tutti non uguali, ma sicuramente non differenziati con il problema dei soldi. E te dici no, perché così facendo tutti mettono le loro risorse in un'unica cassa, no? E tutti preleviamo da quella cassa. E le banche? Fanculo le banche. Le banche cosa fanno? Soldi per sé. Li fanno per me le banche? No. Allora vedi che la banca serve, come la pubblicità serve. Ma non a noi, a qualcun altro. E allora non serve qualcosa che serve a qualcun altro. A noi nel mondo felice ci serve qualcosa che ci serve a noi. No? Mi sembra chiaro? Cioè, 2 più 2 non fa 19. No, ma non si può fare perché la carta di credito te vai lì, la inserisci nel tuo bancomat e poi ti vedono che te hai da Echelon, ti vedono che hai prelevato i soldi. E non è che me ne frega che Echelon mi veda. Ma io non voglio vedere, non voglio far vedere quando prelevo i soldi. E perché? Perché hai qualcosa da nascondere, perché se non hai qualcosa da nascondere, chi ce ne frega? Mi spiano per telefono. E spiatemi, che mi importa a me? Ma perché ho parlato ho fatto una telefonata alla mia amante. E perché ti vergogni? Che problema c'è? C'hai l'amante. Se te hai da nascondere qualcosa, sei sempre in una mentalità in cui quel nascondere qualcosa ti crea una differenziazione da un altro. Te sei anche l'altro. Te la bugia non la stai dicendo all'altro, la stai dicendo a te quando dici la bugia. È sempre così. E ti freghi con le tue mani. Allora ti dico subito, questo atteggiamento non lo fare, perché è distorico con te stesso e poi ti passi una vita di bugie male. Pensa proprio che devi dire tutte le bugie se le devi ricordare tutte. Io ho incontrato una persona tanti anni fa che aveva tante ragazze, ma aveva la fortuna, ne aveva tre mi sembra, e si chiamavano tutte nello stesso modo. Così quando nessuno diceva Chiara, cioè, questa pensare, invece no, perché se ne guardava, era fortunatissimo. Però non può accadere a tutti, ecco. Allora, da questo punto di vista, io dico questo. Abbiamo fatto solamente dei piccoli esempi. I soldi non servono a niente, i soldi possono essere eliminati, non li togliamo subito, certo, ma togliamoli con opportuna armonia in modo tale da far perdere l'idea che ci siano i soldi. Quindi usiamo, per esempio, prima una moneta elettronica. Dopo che noi abbiamo perso l'identità dell'avere tanti soldi e noi dobbiamo prelevare sempre quella stessa quantità di soldi, non avremo più bisogno neanche dell'unica banca che c'è, cioè lo Stato, perché potremo rifare lo scambio, come prima. Perché non ci avremo più bisogno, non avremo più una società di ricchi che ha bisogno di creare i soldi. Perché saremo tutti, da quel punto di vista lì, omogenei, una società omogenea, dove la gente va a lavorare se ha voglia, se non ha voglia non vai a lavorare. Che cazzo, come? Io vado a lavorare, ho bisogno di... e mi metto più soldi, vado a lavorare, quello lì non fa una mazza, perché deve avere le stesse cose che ho io. È semplice. Te lavori anche per lui. Ti immagini lui che non ha voglia di lavorare al tuo posto di lavoro come ti rompe i coglioni? Già te lo vedi tutti i giorni dietro la scrivania che fa lo stesso solitario al computer da 30 anni. Vi dico questo perché io ce l'ho il dipartimento per fare così. Almeno cambia solitario. No, lo stesso solitario da 30 anni. No? Bene, lui viene a lavorare, ma praticamente non fa una mazza. Anzi, mi rompe le palle, mi consuma le risorse. Non vuoi lavorare, non sei capace di lavorare, non ce ne voglia. La tua coscienza è una... stai a casa. Io sono contento di andare a lavorare, io lavoro per me, è una gioia, era una gioia, era una gioia prima di Craxi andare a lavorare. Era una gioia, perché c'era la Democrazia Cristiana, ma rubava il giusto. Poi Craxi ha detto, cazzo, se torna la Democrazia Cristiana rubiamo subito tutto. E si è fregato con le sue mani, perché non solo ha rubato i soldi, ma ha rubato anche la coscienza delle persone, ha rubato
ha rubato la speranza che si potesse veramente cambiare. Ha rubato la speranza. Ha rubato la speranza che si è portata di nascosto nel suo contenitore in culo ad Amamet. Con la spinta dei servizi segreti che hanno detto questo togliamocelo dalle palle perché se rimane qui parla. Questa è la storia reale. E si capisce la storia reale solo quando te hai un minimo di consapevolezza. Per cui comprendi quando ti parlano e vedi Ustica che hai capito esattamente che cosa succede e capisci esattamente dov'è che non torna. Perché hai la visione chiara delle cose. È un problema di coscienza. La tua coscienza che ti permette di costruire il mondo felice, un mondo in cui tutti saranno i padroni della realtà, un mondo in cui non ci saranno più le carceri, perché non ci saranno più persone da punire, si passerà attraverso una meta situazione temporale in cui le persone che erano da punire diventeranno persone da comprendere, da capire, da istruire, da insegnargli che cos'è la vita, da fargli capire che loro hanno per ora percorso un percorso difficile anche per loro, di grandi difficoltà di vita. Allora, se non fai le cose che hai sempre fatto, vivi meglio e comprendi che le cose sbagliate, tra virgolette, che hai fatto, le hai fatte solo perché la società ti ha portato a farle. Quindi te non devi pensare che il cattivo che è in galera è cattivo. Te devi pensare che la società ha prodotto quel cattivo lì. Allora, te cosa fai? Ti metti in galera da solo? Che sarebbe la cosa più semplice da fare, sostanzialmente. Ci sono delle cose che non si possono dire. Ci sono delle frasi che la gente non vuole sentirsi dire. Perché? Cioè, l'America è uno dei posti in cui la democrazia non c'è. L'America non è un paese democratico. Cosa ci posso fare io se la penso così? Non ci posso fare niente. Il popolo ebreo è lievemente guerrafondaio. Non ci posso fare niente, è così, perché non si, non si può dire? E io lo dico. Allora, qual è il problema? Il problema è soprattutto comprendere che non c'è più nessuno che ti dice questo non lo puoi dire. Perché non lo puoi dire? Perché no? Gesù non esiste. Non ci posso fare niente. Gesù, Joshua Krishna, Gesù Cristo. Joshua Krishna è la sovrapposizione di due personaggi. Krishna, la nona reincarnazione di Vishnu. E Joshua, un povero alienato, che a cui è stato appiccicato il mito di Krishna sopra perché faceva comodo ovviamente all'aliere e all'alienato di turno, perché nella creazione della religione, soprattutto la religione monoteista, ci sono stati almeno tre tentativi importanti su questo pianeta, si applica un processo di globalizzazione. L'aliero Illo Tempore non può venire su questo pianeta diviso tra russi e americani, perché sarebbe costretto ad allearsi con un dei due e gli si romperebbe le palle con quell'altro. Allora cosa si fa? Prima si fa un partito unico, la religione cattolica, poi si convince qualcuno che noi siamo gli dèi, si scende e tutti ci vogliono bene, gliela mettiamo in quel posto a tutti quanti, però tutti quanti saranno contenti di prenderla in quel posto da noi. E questa è la strategia della religione cattolica monoteista, secondo il mio modestissimo punto di vista, ovviamente, che poi sono anche citato, quindi ti puoi immaginare che punto di vista sarebbe. Allora, detto questo, vedete, e nelle prossime settimane andremo ancora di più a fondo su come fare effettivamente a costruire un mondo felice, a non credere più alla pubblicità, a non credere più a quello che dice la televisione, a fare della televisione una cosa seria, a fare della televisione una cosa seria. La televisione, una cosa seria, sarebbe così banale spendere 50.000 euro per fare un programma invece di 1,5 milioni di euro. Un programma in cui te ti metti lì, parli e fai parlare anche gli altri, facendo in modo che non se ridi. Perché non serve a niente. Io una volta, many years ago,
una trasmissione in cui mi trovai con Cecchi Paone, poverino. No, poverino, no, poverino io, se fondo Cecchi Paone un po' mi specchiava. Venne la prima delle segretarie di polizia, quelle che si disparano le orecchie. Lo faccio arrabbiare, lo faccio incazzare, lo faccio incazzare. Ed era la stessa che era andata da Cecchi Paone e ha detto lo faccio incazzare, perché aumenta l'audience. Te più ti sputi nel muso, più aumenta l'audience. E questo accade per il bisogno che l'umanità ha della violenza. E questo bisogno è un bisogno che in realtà è assolutamente inesistente e inefficiente, ma serve a qualcuno. Perché se te ti sfoghi in televisione e allo stadio, beh, quella violenza lì non la sfoghi più quando passa il capo dello Stato o il primo ministro che c'ha tutto questa squadra di poliziotti. Come? Ma lui è il tuo rappresentante, gli dovresti volere bene. Perché invece se no pigliate il collo e lo vuoi sprizzare? C'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna. Quindi questo vuol dire che quello non è il tuo rappresentante. L'hai eletto te, io, no? E si scopre che te non l'hai eletto. Ma sei andato a votare? Io? No. Ma allora chi l'ha votato? Ma anche quelli che hanno votato per quel partito poi si sono trovati quello lì. Cosa ti hanno detto? Devi votare quello lì. Ma è un coglione. Ma mi hanno detto che mi dovevo tappare il naso. Vogliamo passare il resto della nostra vita a tapparci il naso? Questo è una cosa che ci dobbiamo chiedere. Cioè, noi vogliamo un mondo felice. Il mondo che abolirà tutto quello che non serve. Basterebbe solo questo per partire. E non si può fare. Nel dire non si può fare, te stai creando già il futuro tuo in cui quella cosa non si può fare. Non devi dire non si può fare, perché stai creando il fatto che non si farà. Te devi dire, va bene, intanto lo creo dentro di me, io sono armonico dentro di me, e vedrai che qualcosa succederà e il mondo ci vorrà il suo tempo, ma andremo verso il mondo felice. E questo è quello che noi dobbiamo fare, perché il mondo felice è una cosa fondamentale. Che i nostri governanti, ahimè, non hanno capito. E non hanno capito perché non hanno la consapevolezza di capirlo. Non perché sono cattivi, ma perché sono stupidi. Perché sennò non farebbero i governanti. Perché le persone intelligenti non hanno nessun bisogno né di fare soldi né di governare. Quindi si sono autoscelti da soli. Non c'è nessuno, non è un problema di destra o di sinistra. Si sono autoscelti. La parte animica. La parte animica dentro di te è quella parte che è totalmente presa da questo universo, come una bambina piccola, gioca, morta l'universo, non ci capisce neanche niente, non gli interessano i soldi, non sa cosa sono, né buono e cattivo, non sa la dualità, non sa niente, non gli interessa niente. Ma ce la viene, ha bisogno di energia, gli do un po' io, non come gli do un po' te. Cioè, capisci cosa stai facendo? Ecco, la parte animica, l'animico, che non ha paura di morire, perché l'animico al massimo ha paura di soffrire. Ma il vero amico non pensa alla morte, mai. Perché dentro di sé ha la consapevolezza che non morirà, perché la morte non esiste. Chi è che ha paura di morire? Quello che non ha l'informazione dentro di sé, cioè colui che non è amico. E colui che non è amico è quello che è il nostro governante. Perché se fossi amico, quelle stronzate che fa non le farebbe. E non ti dico in Italia, ma ti potrei dire in Francia. Ti potrei dire in... Vabbè, negli Stati Uniti non c'è bisogno, si spara come un cannone su una farfalla. Eppure, di poco, lo hanno eletto. In Argentina hanno eletto Macri, di poco l'hanno eletto. Ma Macri è il Berlusconi argentino. C'ha 250 processi in atto. Non so, per dire, no? Perché lo hanno eletto? Oh, noi ci siamo tenuti Andreotti per 40 anni. Perché la scuola in Italia va male? La scuola in Italia va male perché te devi uscire dalla scuola cretino. Perché se te impari, è chiaro che un uomo come Andreotti non lo voti più per 40 anni. Perché hai imparato, hai capito. Quindi quando tu entri nella scuola, la vera rivoluzione della scuola, e in questo libro c'è un inizio di idea, la scuola non deve dividere i buoni e i cattivi. Nella scuola il procedimento di apprendimento è a Montessori, non è un procedimento quando è morto Napoleone. Ma perché è morto Napoleone in quel periodo lì? Non poteva morire prima.
Questa è la domanda che ci si deve chiedere. Perché è stata fatta quella guerra? Perché i contadini a un certo punto di Napoleone, che facevano l'esercito di Napoleone, si sono rotti le palle e in qualche modo non hanno più dato il loro contributo? Perché Napoleone aveva fatto come Berlusconi, 1,5 milioni di posti di lavoro in più. Lui aveva detto, oh, i contadini, c'è il re che vi rotti i coglioni, i soldi li do io, però bisogna fare una guerra. Famo la guerra e la guerra andrà per lunghe. E i contadini si sono rotti le palle e hanno visto che Napoleone non manteneva le promesse. Forse le avrebbe dovute anche mantenere, ma sta di fatto che non l'ha mantenuto, quindi Napoleone ha perso la guerra. E come anche Berlusconi, la stessa massoneria che l'aveva messo dove era, gli ha montato la schiena. E ora, magari vince uno che si fa pagare la campagna elettorale dal Monte dei Paschi di Siena. Stiamoci bene attenti a queste cose, ma guardiamo la televisione, interpretiamo il simbolo. La televisione sono una serie di simboli e vi accorgete che voi diventate sempre più consapevoli e coscienti quando nessuno vi frega più, perché a quel punto capite che l'altro vi sta fregando e che comunque non arriverà il mondo felice, perché voi siete sicuri che il vostro mondo felice è lì che vi aspetta. Però ho fatto tardi, sarà meglio che mi fermo qui e vi faccio fare delle domande se ne avete voglia. Grazie. Servire come spunto per migliorarlo o per farlo anche in un modo diverso. Una ventina di minuti di domande? 20 minuti di domande. Anche io mi faccio. Eccolo qua. Corrado? Sì. C'è stato un periodo che non digerivo bene il fatto che dovevo creare il coltello per tagliarmi e però da non è che mi andava tanto giù facilmente, ancora ci sto facendo i conti. Ma stanno proprio così le cose. Perché non è una cosa tanto semplice. Esatto. Assolutamente. Se posso dire questo, non esistono cose semplici o cose facili, perché semplice e facile è duale. Le cose semplici sono quelle che abbiamo fatto, le cose facili. Le cose difficili sono quelle che dobbiamo ancora fare, quelle che dobbiamo ancora fare. Da questo punto di vista, allora, potremmo ridimensionare il tutto e non avere paura di affrontare quella cosa che ci sembra difficile, che ci sembra dolorosa, ma che in realtà è qualcosa che solamente mentre la stiamo facendo pensiamo al caso, chissà cosa credevo che fosse, vai, tutto sommato me la sono cavata con poco. Questo potrebbe essere un atteggiamento. La cosa da fare è da fare perché noi siamo quello che facciamo. E quindi se vogliamo essere, e quindi essere consapevoli, dobbiamo farla, la cosa lì. La nostra regola è legata alla paura. E la paura è legata alla divisione. E la paura è legata alla paura che sostanzialmente la paura della guarigione, perché qualsiasi tipo di disarmonia che io ho è una malattia. Io posso essere malato perché ho raffreddore, ma posso essere malato anche perché ho voglia di suicidarmi, perché sono depresso. È una malattia perché è una disarmonia. Allora, quello che succede, che io ho notato, è che la persona che ha difficoltà a guarire, quindi a accettare il processo di armonizzazione nei confronti dell'esterno, è quella persona che è avviluppata da un loop, per cui a un certo punto non esce da questo loop e soffre, tra virgolette, sempre. Perché? Il loop è il seguente. Sono sano, sono malato, punto numero 2, punto numero 3, mi accorgo di essere malato, punto numero 4, voglio guarire. Punto numero 5, per guarire devo acquisire la consapevolezza della mia malattia. Punto numero 6, mi chiedo, voglio acquisire consapevolezza della mia malattia? Sì. Punto numero 7,
per acquisire consapevolezza della mia malattia, io devo guardare in faccia il mio problema. Questo mi farà, ho paura che mi faccia risoffrire un'altra volta, con violenza. Voglio risoffrire un'altra volta? No, tu, perché sono malato. Nell'istante in cui io ho fatto questo loop, arrivo sempre in fondo e decido che secondo me essere malati si soffre di meno che guarire. Questa è la fregatura. Questa fregatura ha una ragione archetipica e simbolica di essere che dipende dall'istante in cui la coscienza si è separata, in due coscienze. Per questo il mondo è duale, ve lo dico, per questo in entropia si usano i logaritmi in base 2, per questo Pio Angela fa vedere le cellule che si dividono in due, non c'è una cellula che si divide in tre, per questo le reazioni organiche sono lo sbattimento tra due composti e non tra tre, non esistono molto ternario tra tra tre componenti, non esiste. Per questo il numero di Avogadro, che è il numero di cose che stanno in unità di spazio-tempo in determinate precise condizioni, questo ti dimostra che l'universo è un frattale. Per questo il numero di Avogadro viene approssimato con perfezione dal 2 elevato alla 79. È una potenza di 2. Questo vuol dire che l'universo è duale e che quindi ci siamo divisi in due. Questo spiega l'entanglement tra un fotone e un antifotone. Ma questo, che è duale, spiega anche il fatto che noi nel fare esperienza ci siamo divisi in due. La coscienza si divise in due. In quell'istante nasce la realtà virtuale, in quell'istante nasce la dualità, in quell'istante nasce da una parte di una delle due coscienze riguardo all'altra l'istinto di colpa. Porca puttana, perché l'altro dice sei stata te, è colpa tua. E dall'altra parte nasce il vestito di colpa. E allora come faccio che ho perso un pezzo? Ecco, queste due cose. E allora in quell'istante le due parti del sé comprendono che devono studiare la divisione, devono studiare in tutti i modi la divisione per comprendere come fare e per comprendere che attraverso lo studio della divisione tu comprenderai chi sei. Quindi avrai la consapevolezza di sé e ti potrai riunificare. Quindi, tremendo loop, sì, mi devo riunificare, ma se mi riunifico non faccio l'esperienza. Sì, devo rimanere diviso, ma se rimango diviso non acquisisco consapevolezza di me. Quindi ci sono queste due forze che in contrapposizione creano questo loop da cui la coscienza non esce fino alla fine dei giorni, cioè fino all'istante in cui avremo capito tutto e capiremo che la divisione è puramente immaginaria, creata da noi. Siccome l'universo è un frattale, noi come esponenti della coscienza abbiamo questo loop e quindi non vogliamo guarire. Io mi ricordo per esempio, facciamo un esempio semplice, c'era tra i tanti che ho visto un tizio che aveva perso la vista all'età di 5 anni e mezzo e dopo tanto tempo che mi telefonava per altri motivi mi chiede se io potevo aiutarlo a fare determinate cose. Io non facevo più le ipnosi profonde e lo mandai da un mio collega che invece è bravo a fare le ipnosi. Nel parlare con questo collega, perché poi ci riunivamo una volta al mese per sentire un po', lui mi chiedeva delle informazioni su come poter fare con questo caso, io lo aiutavo da lontano e ci rendiamo che questo soggetto si è cercato da solo, perché non è causa dei propri mali, perché all'età di 5 anni e mezzo ha compreso che era addotto e non voleva vedere l'alieno di fronte a sé e il suo contentore aveva reagito cercandosi. Nell'istante in cui il mio collega, attraverso l'ipnosi e il tentativo di far diventare questo soggetto autocosciente, questo soggetto non poteva diventare autocosciente perché avrebbe voluto guarire dai suoi problemi, ma se fosse guarito dai suoi problemi aveva capito che ci avrebbe rivisto e se ci rivedeva doveva prendere in considerazione il fatto che quella cosa che aveva voluto vedere per grande spavento l'avrebbe spaventata un'altra volta. E quindi in questo contesto gli si disse che lui era il creatore dell'universo e che lui avrebbe potuto fare ciò che voleva. Pensate che quando usciva dall'ipnosi per alcuni secondi vedeva la stanza, cercato da quando aveva 5 anni. Take into account this problem. E a un certo punto questo signore mi telefona e mi dice, sai, io non posso continuare con suo amico perché non posso guarire.
Perché non posso accettare che Gesù non esiste. Lui mi dice che Dio sono io. Ma come? Allora Gesù non esiste. Io non posso accettare che Gesù non esiste. È rimasto cercato. È certo. Ti vuole fare un'altra domanda? Prego. Salve. Io volevo fare due domande. E la prima è perché sento che alcune persone mi dicono che TCT va fatto più di una volta al giorno, più volte, come se fosse una preghiera, per dire. E la seconda domanda è se c'è un modo particolare per far fare TCT ai bambini. Sì, certo. Allora, sfatiamo il mito del TCT fatto una volta, fatto due volte, fatto tre volte. Allora, che cosa vuol dire ho fatto il TCT-TF? Triad Color Test Dinamico Flash, per chi non l'avesse chiaro, che è quella simulazione mentale attraverso la quale in questa stanza olografica mentale tu riunisci la tua parte animica, mentale e spirituale in una coscienza unica, irreversibilmente. Fare il TCT vuol dire fare il TCT, cioè portarlo a completezza, fare in modo cioè che le tre sfere si uniscono in una coscienza unica e indivisibile. Il TCT non è stato fatto se non è stato raggiunto questo scopo. Quindi non ha senso fare il TCT due volte, perché una volta che l'hai fatto, e nel dire fatto vuol dire compiuto fino in fondo, non hai più bisogno di rifarlo. Ma è chiaro che tu non lo fai due o tre volte se pensi che quelle due o tre volte sono stati tentativi. Sono stati tentativi di fare il DCT, ma non hai fatto il DCT. Questo va, è bene comprenderlo. Farlo vuol dire portarlo fino in fondo, non tentarlo. Tentarlo lo puoi tentare un milione di volte, ma farlo si fa una volta sola, perché se no non ha senso. Si può fare anche fare i bambini, certo. I bambini, se te glielo spieghi bene come si spiegano normalmente le cose a un bambino, cioè con la verità, con la realtà dei fatti, perché il bambino può essere sembrati un bambino piccolo, ma il bambino ha un'anima che ha una consapevolezza e una coscienza che sarà anche come la tua, quindi capisce al volo le cose. Il bambino piccolo ha meno problematiche di un grande a fare TCT, è sempre stato così. E lasciare al bambino piccolo e alla sua coscienza integrata o integranda la volontà di seguire un percorso diverso, di fare comunque l'esperienza, per esempio con i suoi problemi, che potrebbero essere gli alieni, come no, perché deve passare attraverso l'esperienza. E se lui considera che l'esperienza di una madre è bastata anche a lui, allora lui unificherà le sfere e non ci saranno più problemi. Se lui pensa che sì, la madre ha fatto il suo cammino, ma lui deve fare il suo e non c'è niente da fare, la madre non può in ogni caso forzare il bambino a fare un percorso che la sua coscienza non è pronta a fare. Ci sarà l'istante in cui questo bambino finirà da grande, magari dopo 30 anni, oppure dopo 10 giorni, la sua esperienza. Cosa può fare la mamma? Si spiega per bene come stanno le cose. Ci sono gli alieni, sono fatti così, così e così, oppure te sei diviso in tre parti, una parte maschile, femminile e neutra. Le tre parti si devono unire perché una volta erano unite e tornare ad essere coscienza integrata. Sai che cosa succede a un bambino? Il bambino più piccolo è, più è sano, perché non è andato a scuola. E non andare a scuola permette di fare ai bambini miracoli che un grande non sa più fare. Perché al bambino piccolo che cade per terra e si sbuccia un ginocchio, te gli dici, guarda, fai così, dai, il bambino piange, già un giro piange, te gli dici, prendi questo dito, devi fare così, lo devi girare tre volte uno, poi tre volte due, poi tre volte tre, e vedrai che ti passa il dolore. Lui lo fa e ti passa il dolore, perché lui pensa che funzionerà. E siccome lui è il creatore dell'universo, perché non è ancora stato a scuola? Se vai a scuola, sei allineato. In questa scuola, nella scuola del mondo felice, le cose saranno. Semmai ci arriveremo alla scuola del mondo felice, perché vi ricordo che il mio dipartimento è al 400° posto.
professore le domande. Allora, prima voleva la sua vista. So già dove vuoi andare. Ho capito tutto. Seconda domanda, alla luce della sua vista, quanto è la concentrazione di persone entropiche all'interno della sua aula? E alla luce di questo, come è possibile pensare di levare il denaro? Dunque, grazie. Sì, prego. Faccio una brevissima premessa sulla prima domanda, perché secondo me la prima domanda non è quella giusta. Cioè, lei l'ha fatta così molto garbatamente, ma lei voleva farmene un'altra domanda che non era questa. E la domanda, però, bisogna fare. E la domanda è questa: ma come? Lei che parla della coscienza, di queste cose belle, meravigliose, eccezionali, dell'autoguarigione, ma come mai è ancora cercato? Era questa la mia domanda. Vedete, guardate che questo è molto importante, perché questo è un esempio fondamentale. E proprio a livello di programmazione neurolinguistica, noi dobbiamo comprendere come quando noi parliamo a un altro, parliamo sempre nel modo in cui ci hanno insegnato, cioè in quel modo estremamente molto poco diretto. E quindi, però il nostro corpo ci tradisce, no? Quando te incontro il professor Salvatore, buongiorno professore, faccio così, no? Cioè quello che calcolo. Allora ti subito fa culo, lui lo sa. E allora tutte le volte che te fai un discorso a uno, quando usi questo linguaggio, l'altro, che sa perfettamente che te usi questo linguaggio qui, ti risponde nel modo analogo, così. Quando un giorno io ho cominciato con gli studenti a fare una prova, ho cominciato a parlare come pensavo. E questi ti hanno guardato e dicono: oddio, che dice? Ma cosa? Come? Qua? Ma era quello che volevano sapere, no? Perché allora ecco che si capisce come il vero linguaggio che noi utilizziamo è un linguaggio nascosto, che segue delle regole. E nel mondo felice non ci devono essere più regole. Te sei quello che sei. Io non devo avere i segreti per nessuno, perché se avessi un segreto per qualcuno, avrei per me stesso questo segreto. Allora, premessa finita. Quando io faccio questo tipo di percorso, che è cominciato dalla struttura degli alieni, come da parte, e arriva poi al mondo della coscienza, eccetera, eccetera, io ho fatto un percorso in cui mi sono sostanzialmente cercato. E mi sono cercato proprio perché a un certo punto dentro di me non avevo più, non mi ero mai guardato dentro. Come si deve fare? E allora la mia coscienza un giorno mi ha preso e mi ha detto: ora ti costringo a guardarti dentro, che cieco, così dopo vedrai che dentro ci guardi. E così è stato. E nell'istante in cui io mi sono guardato dentro, ho scoperto delle cose che non immaginavo assolutamente. Un po' come in una novella di De Filippo, in cui lui si finge in qualche modo cercato, ma in realtà vede tutto. E vede tutte quelle cose nella sua famiglia che non aveva avuto modo di vedere perché tutte le nascondevano. Ora che lui era cercato, gli altri familiari, passando davanti a lui, facevano esattamente quello che si poteva fare, perché tanto lui lo vedeva, in realtà lui vedeva. La coscienza è legata al mito di Edipo. E il mito di Edipo è un mito importante, dove Edipo non uccide il padre, non va a letto con la madre, ma mette a stare la parte spirituale e va a conoscere la parte femminile, cioè la propria parte animica. Questo è stato il mio percorso e questo è stato il momento in cui Edipo da solo si cerca, perché si strappa gli occhi e perché soprattutto Edipo, risolvendo l'indovinello della Sfinge per salvare il suo popolo, non si era sporcato le mani, cioè non era entrato nella posizione di consapevolezza, non aveva fatto l'esperienza. È come quello psicologo che si mette da una parte e dice: io con te, io sono il dottore, te sei il paziente, noi non abbiamo nulla in comune. Il paziente non guarirà mai. Mai. Quindi tutto al contrario di quello che dice la psicanalisi.
Quando io ho cominciato a capire le cose, mi sono anche chiesto, e ora ci potrei anche rivedere. E allora ho interrogato la mia coscienza, e la mia coscienza mi ha detto, ci rivedrai, ma ora no. Perché? Perché ora ti fa schifo quello che vedi fuori. Ti fa schifo e non hai più voglia di vederlo. E allora ci sarà una terza fase in cui io spero di acquisire quella consapevolezza e quella coscienza necessaria per cui io devo accettare di guarire. E l'accettazione della guarigione parte dal presupposto importante che io mi sono sempre chiesto, ma perché io dovrei avere l'opportunità di guarire? Non sarebbe meglio che questa energia venisse messa a disposizione di qualcun altro che ne ha più bisogno? E nel fare questo faccio la più grande cazzata consapevole che so, perché io devo pensare a me stesso, innanzitutto, non agli altri, perché pensare agli altri è un concetto che ormai non mi appartiene più, ma siccome io ho 66 anni e ovviamente sono stato abituato per 60 anni a ragionare in un modo duale e sbagliato, sono ancora troppo vincolato a questa problematica che quindi ancora mi colpisce. Prima parte della questione. In un'aula di 80 persone che seguono il corso di chimica organica ci sono delle statistiche interessantissime da fare. Io faccio la chimica organica al primo anno, un corso che una volta era di 90 ore e 120 ore di laboratorio, ora sono 48 ore e semestrale, doppio annuale, e pochissime ore di laboratorio. L'anno scorso la chimica industriale, con un luminare di chimica organica, ha fatto 3 ore di laboratorio. Ti immagini un chimico organico che si laurea in chimica organica con 3 ore di laboratorio? 400esimo posto. Su 90 persone, dopo 2 mesi ce ne sono 40, perché le altre hanno capito che non era aria. Dopo un altro mese quelle 40 sono rimaste 20-25. Di queste 25 il 60% dà l'esame subito e prende un voto che va da 27 a 29, 30 qualche volta nei casi. Il secondo gruppo, quindi un altro 20%, dà l'esame all'appello successivo, cioè a settembre, prendendo un voto che va dal 26 al 23. Il terzo gruppo dà l'esame a febbraio dell'anno dopo prendendo un voto che va da 18 al 21. Tutti gli altri non si presentano più. Di questi, sostanzialmente 5 capiscono qualcosa, cioè hanno acquisizione di consapevolezza di sé. Come fare a eliminare i soldi? I soldi si eliminano in un modo molto semplice, comprendendo che non c'è bisogno di avere soldi e non si deve avere paura di non averli, perché se non ce li hai qualcuno ti calpesterà. La gente ti calpesta non perché non hai soldi, ma perché non hai carattere, perché non sai chi sei, perché non hai consapevolezza di te. Non hai consapevolezza di te come la Lega. Facciamo un esempio. Ma dico la Lega, ma potrei dire, voglio fare un esempio legato alla Lega, ecco, no? Perché ce l'ho con la Lega, poverini. Poverini, dai. Anche loro acquisiranno consapevolezza, magari ci vuole tanto tempo. Sono un po' razzisti, no? Sono razzisti. Hanno paura che lo straniero verrà in Italia e tu sarai obbligato a vivere con la loro religione, con il loro modo di fare, con le loro usanze, cioè con la loro identità. Quindi hai paura che loro ti rubino l'identità. Nessuno ti può rubare l'identità, ma se tu l'identità non ce l'hai, quello è un altro paio di maniche. Ecco, questo è il problema un po' della Lega. È la paura che l'altro ti sovverchi, è la paura dell'unicità che ha la parte spirituale quando si unisce con la parte animica. La parte spirituale dentro di te è il grande condottiero dell'universo, quello che fa le battaglie, il maschio della questione, in una società come questa che tutto il mondo direttamente legato al maschile, la chiesa maschile, il potere maschile, la politica maschile, e c'è una ragione, perché il maschile ha paura di unirsi con la femmina perché ha paura di essere sovvecchiato dalla femmina, ne ha paura, no? Come Jung, quando parla, era Erich Fromm, quando parla del rapporto amoroso
tra un maschio e una femmina, dice che quando la femmina fa l'amore con un maschio acquisisce la consapevolezza del maschile. Quando il maschio fa l'amore con una femmina ha paura di perdere la propria consapevolezza. È una frase che è agghiacciante, ma ho il tremendo sospetto che ci sia del vero dietro questa cosa qui. E allora si comprende fondamentalmente tutto quello che c'era a comprendere, cioè non è un problema, è solo un problema di paura. La paura non c'è. Non avere paura di non avere più soldi, perché nessuno, se te sei e se te sai chi sei, nessuno ti spiacerà. Le luci si sono accese e questo pare che voglia dire che ci dobbiamo in qualche modo lasciare. E in questo contesto, allora però, quattro parole di commiato, magari le dico. Una frase fondamentale: non datemi consigli, so sbagliare da me. Allora, in effetti qui non c'è nessun consiglio, io volevo semplicemente fare un esperimento, e cioè cercare di farvi vedere la mappa del territorio, che è territorio da un altro punto di vista. Per un attimo, guardiamo le cose da un altro punto di vista, guardiamo la vita senza televisione. Cosa sta succedendo? Oh, porca puttana, non so cosa fare. Guardiamo la vita senza telefonia. Madonna, cioè, qui è il muscolo che ti si incastra. E oltre al muscolo anche i neuroni, perché poi saranno collegati insieme. Cioè, perché il computer ha avuto grande successo soprattutto sulla popolazione maschile? Perché la femmina ha sempre denigrato un po' il computer, certo il computer, non ci so fare, anche li frega. Sì, lo usiamo, ma insomma chi se ne frega. Perché la femmina sostanzialmente, non ho detto la donna, che è diverso, ho detto il maschio, l'uomo, ho detto il maschio, la femmina tecnicamente ha bisogno, per parlare con un altro, per acquisire il rapporto con l'altro, di mostrare la propria fisicità. La femmina è quella che sostanzialmente scrive la parte centrale più grossa. Io sono, io mi devo mostrare. Quando la gente mi scriveva, una volta, lei ha detto, dopo 3-4 mail, mi aveva bisogno di mandarmi la foto. Gli sai, io sono questa. Ma che mi frega? No, se no non va bene. Invece, il maschio è diverso. Tanti anni fa, nei termini, anni 50, si giocava con le biglie e i bambini giocavano a biglie, io ti vinco le tue e tu mi vinci le mie. Poi siamo passati al flipper, perché il flipper è una macchina. Non posso giocare con un altro che perdo, allora preferisco giocare con una macchina che così almeno la gente non mi vede, ma giocare con un piano inclinato, vince sempre il piano inclinato. E poi la gente mi guardava perdere, allora mi chiudo in un computer, in una casa, e gioco col computer. E anche così, se perdo, tanto mi vede il computer, non mi vede l'altro. E così ho cominciato a imparare, io da maschio, a parlare attraverso il telefono, attraverso il citofono, attraverso l'email, attraverso Facebook, attraverso qualcosa in cui non scrivo chi sono, perché io devo apparire, ma poi quando ci incontriamo, come cazzo faccio a far vedere che sono fatto così? Perché quell'altro capisce tutte le mie debolezze, e che io non le voglio far vedere, quindi mi devo mettere in un certo modo. Quindi io voglio apparire all'altro perché io non ho consapevolezza di me, perché se io ho consapevolezza di me, appaio come cazzo mi pare, anche nudo con una foglia di fico, perché mi frega, perché io sono fatto così. Ecco, questo è il problema. Per cui, in questo mondo qui, è chiaro che siamo andati, la donna non ci può parlare attraverso il computer, ma in questa specie di massificazione noi stiamo visualizzando un processo di coalescenza tra il maschile e il femminile che non è armonico. Per cui il maschio diventa femmina e la femmina diventa maschio. E l'esempio fondamentale: bisogna essere tutti uguali, quindi le donne devono fare il soldato. O si può fare al contrario, che il soldato non lo fa manco il maschio. No? Però non vi fate fregare da questa cosa, perché succede. E allora che cosa voglio dire? Voglio dire, non vi fate fregare. Step numero uno, cosa importante da farsi: acquisiamo consapevolezza di noi dentro la nostra testa, facciamo il clear di color test di Enrico Flash tutti quanti per benino e arriviamo in fondo, e dopo porgiamo alla coscienza le domande, i grandi misteri della vita. Non usiamo il clear di color test di Enrico Flash come la programmazione neurolinguistica moderna di Bandler e Grinder. Impariamo la programmazione moderna, così avrò più ragazze. Non me ne può fregare, oppure così saprò gestire meglio i miei operai. Gesto romano, per piccolo. No!
La PNL serve per acquisire consapevolezza di sé attraverso il comportamento e l'analisi dell'altro, no? Allora, l'altro diventa il nostro specchio. Guardiamo fuori, se c'è qualcuno che ci sta per dare una coltellata, vuol dire che c'è qualcosa di me che non va. E l'altro mi dà una coltellata, perché l'altro sono sempre io. Partendo da questo stranissimo algoritmo, proviamo a vivere una settimana in questo modo. Proviamo. È difficile la prima settimana, poi piano piano ci accorgiamo che non ci crede più nessuno, perché abbiamo capito un sacco di quelle cose, come De Filippo, finto cercato, che ha visto in tutta la sua famiglia tutto quello che non andava. E ha visto chiaramente anche che la sua famiglia era il prodotto di quello che lui aveva creato. Era il prodotto di quello che aveva creato, perché lui aveva in realtà sempre fatto il vero finto cieco. Non aveva voluto vedere che la sua madre era così, che la sua mamma era così, che sua madre era così, che suo figlio era così, e non aveva voluto vedere. Poi alla fine lui da solo si auto in qualche modo cieca e capisce della finzione che la realtà ne doveva prendere atto. No? Quanto io deciderò di fare alla fine con De Filippo, ci sa che magari ci rivedrà meglio la prossima volta. Grazie per voi.